Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est, lo spazio informativo della nostra emittente, anche oggi, lunedì 7 febbraio, in diretta come sempre dalle redazioni di Pordenone, Udine e Portogruaro. Accanto a me la collega Tania Pellegrini, a cui lascio la parola per le anteprime dal Friuli Occidentale. Buonasera Tania. Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. E TG ricco di notizie, quello di questa sera. In primo piano una lite che sfocia in aggressione, ha coltellato un ventenne di Montereale Valcellina. L'episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Maniago. Sono in corso ora le ricerche per trovare l'aggressore. Il sindaco Andrea Carli si dice preoccupato, domani avrà un incontro con il questore. Operaio viene urtato da un furgone sul ciglio della strada mentre stava installando un velo ok e si ferisce ad una gamba. È accaduto questa mattina a Roveredo in Piano. E ancora si dà fuoco dopo che ha preso una multa perché non aveva il Green Pass, un gesto estremo che ha riguardato un commerciante di origini pakistane che lavora a Oderzo. L'uomo era già in sofferenza per una difficile situazione personale. Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni conoscenti. E non perdetevi anche la parte dedicata alla cultura con il resoconto dell'ultima serata della stagione musicale di San Vito al Tagliamento. Quindi queste e molte altre notizie che andremo ad approfondire nel corso del telegiornale. Ed ora, prima di iniziare, la linea ai colleghi delle redazioni di Udine e del Veneto per le loro anteprime. Prego. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Tante anche oggi le notizie che tratteremo nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Manca sempre meno al Safer Internet Day 2022. Sono attesi oltre 200.000 studenti dalle scuole di tutta Italia. La diretta streaming di Cuore Connessi. Torna così l'evento tra Polizia di Stato e Unieuro insieme per le scuole. Dedicato alla lotta contro il cyberbullismo. È stata aperta un'indagine per omicidio stradale. Sono tante le domande a cui deve dare risposta la Procura di Trieste. A seguito del gravissimo incidente stradale che sabato mattina è costato la vita alla 57enne di Roncade, Utu Parisciva, morta a seguito dello scontro con un'auto che viaggiava a contromano in autostrada nel presso il distributore dell'Iser. A ronchi dei legionari proseguono invece senza sosta i controlli da parte della polizia locale per accertare il rispetto delle attuali normative anti-Covid. La comunità si è finora mostrata sensibile al rispetto delle regole, tant'è che l'ammontare delle sanzioni irrorate è pari a zero. Aspettiamo un ospite in studio, Francesco Martinez, vice sindaco di Palmanova. Tante anche le notizie che vi proporremo dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Adesso linea al collega del Veneto per i saluti. La curva dei contagi scende in tutta Italia e il Veneto vede la zona bianca. Ben ritrovati, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Questa è la fotografia sull'andamento della pandemia in un momento in cui proprio il Veneto, prima regione d'Italia, sigla con la Guardia di Finanza un protocollo relativo al famoso PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tanti miliardi che arriveranno e la regione con questo protocollo sigla appunto con le fiamme gialle un documento affinché ci sia la massima trasparenza e soprattutto che i soldi vengano gestiti nel miglior modo possibile. Truffe online, sparite somme per quasi 14.000 euro. Continua insomma l'azione dei carabinieri a fronte di numerosi episodi nella Marca Trevigiana. C'è davvero di tutto, come il link che arriva sui telefonini con le foto del proprio istituto di credito. La truffa è sempre dietro l'angolo. Danneggiano con il martello 13 auto in sosta. Minori finiscono nei guai a Mestre. A proposito di minori e di rotta balcanica, 10 sono gli stranieri all'interno di un camion sempre nel veneziano. Ne parleremo nel corso del nostro lungo telegiornale, compreso ovviamente quello del Veneto. Non mancano ospiti in studio, linea che può tornare a Pordenone.
Giovani litigano in piazza a Maniago, ma poi uno estrae un coltello. Ferito un ventenne di Montereale Valcellina. Sono in corso le ricerche per trovare l'aggressore. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Scoppia una lite tra giovani a Maniago e uno di loro viene accoltellato. È in corso la ricerca dell'aggressore. L'alterco è iniziato poco dopo l'una nella notte tra sabato e domenica, fuori da un locale in chiusura in Piazza Italia. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che i due ragazzi, poco più che maggiorenni, in mezzo ad altri giovani, abbiano iniziato una lite, per motivi ancora ignoti, che è poi sfociata in aggressione. L'accoltellamento è avvenuto nei confronti di un ventenne di Montereale Valcellina, colpito mentre cercava di difendersi da un diciottenne di origine straniera che aveva estratto l'arma. Fortunatamente le ferite riportate non sono gravi. L'aggressore si è poi allontanato dalla piazza facendo perdere le sue tracce. Nel frattempo i presenti, tra cui i titolari del locale del centro, hanno allertato i soccorsi e mentre li attendevano hanno cercato di assistere il ventenne ferito. Quest'ultimo è stato poi medicato dai sanitari del 118 giunti sul posto e accompagnato in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Dopo gli accertamenti del caso, avendo riportato ferite da taglio superficiali, è stato dimesso. I carabinieri della stazione di Maniago, insieme al personale del NOR della compagnia di Spilimbergo, sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica e trovare l'autore dell'aggressione. Il movente resta al momento sconosciuto. Nel frattempo, poco lontano dalla piazza, in via Umberto I, è avvenuto un altro alterco, del quale si hanno però poche informazioni. Macchie rosse sul marciapiede e alcuni testimoni dicono di aver sentito urla e schiamazzi. Due episodi questi di violenza in poche ore di distanza che hanno interessato Maniago. Il sindaco, Andrea Carli, si è detto preoccupato per quanto sta accadendo ai giovani, sebbene questi avvenimenti siano molto rari nel suo comune. Domani incontrerà il questore di Pordenone, Luca Carocci, per discutere di quello che potrebbe esserci alla base di questi episodi e per decidere come intervenire per impedire che si ripetano. Cade con la bici e batte la testa, paura in montagna per un escursionista. Alessio Conforti. Cade con la mountain bike e batte la testa, il ciclista si ferisce in montagna e viene trasferito in ospedale a Treviso. È accaduto ieri mattina attorno alle 10 quando l'elicottero del SUEM è intervenuto in zona Volpago del Montello per soccorrere un uomo di 48 anni che stava scendendo con alcuni amici il percorso gongolo tracciato che solca un ripido canalone. Improvvisamente però è accaduto il peggio. Il ciclista, residente a San Martino di Lupari, comune del Padovano, è stato sbalzato dalla due ruote finendo a terra e perdendo conoscenza. L'equipe medica assieme al soccorso alpino ha raggiunto l'infortunato prestando le prime cure del caso e disponendo il trasferimento al Cafoncello dove si trova ricoverato. Non è stato l'unico intervento degno di nota sulle vette venete. Attorno alle 11.30 il soccorso alpino di Cortina è stato invece allertato per un escursionista di 56 anni scivolato sul ghiaccio. L'uomo, di Limana, aveva battuto il capo mentre stava scendendo assieme alla moglie e alcuni amici sulla strada che dal lago Dayal porta a Piano Zes. I sanitari hanno ipotizzato per lui un trauma cranico, circostanza che ha consigliato un controllo approfondito in ospedale. Incidente in A4 di sabato mattina nel quale ha perso la vita una donna di 57 anni a seguito dello scontro con un'auto che stava viaggiando in contromano. Aperta l'indagine da parte della Procura di Trieste per omicidio stradale. Sono tante le domande alle quali in queste ore la Procura di Trieste, guidata da Antonio De Nicolo con il PM Matteo Tripani e il supporto della Polizia Stradale, cerca di dare una risposta in merito al tragico incidente stradale avvenuto lo scorso sabato mattina. Erano circa le 8.30 quando un cittadino sloveno di 49 anni ha imboccato il raccordo autostradale contromano per poi andare a schiantarsi contro la vettura condotta da Utu Parishiva, donna di 57 anni, la quale stava procedendo
Tirreno in direzione di Trieste. La tragedia si è consumata all'altezza della curva del distributore dell'Isert. Una tragedia non sventata per poco, perché Autovie, non appena appresa la notizia dell'auto che stava viaggiando a contromano, aveva chiuso il casello e lo sloveno era vicinissimo alla barriera dell'Isert. Secondo gli accertamenti a suo carico, il 49enne si trovava in forte stato confusionale, ma non dovuto all'assunzione di droghe o alcol. Tuttavia verranno eseguiti nelle prossime ore ulteriori esami, anche sotto il profilo psicologico, per fare piena chiarezza sul perché del folle gesto. È stata aperta un'indagine per omicidio stradale. Incidente questa mattina a Roveredo in Piano, ferito un 25enne di origine afghana, residente a Pordenone. Il giovane operaio è stato urtato da un furgone mentre si trovava tra via Marinelli e via Garibaldi. È colpito ad una gamba da una ruota del mezzo pesante, è caduto a terra, ha riportato diversi traumi. Al volante del furgone pare ci fosse un 27enne sacilese che non si è accorto della presenza dell'operaio impegnato sul ciglio della strada per installare un velo ok. Una volta ricevuti i primi soccorsi dai sanitari giunti sul posto, il 25enne è stato trasportato all'ospedale di Pordenone. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Sono intervenuti in via Marinelli anche i carabinieri di Fontanafredda e di Sacile, che hanno svolto i rilievi del caso. E con noi è Raffaele Padrone, portavoce del sindacato FSP Polizia. Buonasera. Grazie direttore, grazie Tania. Allora, sabato si è concluso il festival, adesso le faccio una sorpresa, si è concluso il festival di Sanremo. Non, no? Canto io, Meno male, verrebbe da dire. A Sanremo. Ecco, evento mass mediatico, insomma, numero uno di questo scorcio dell'anno, e rovistando su internet è uscita questa foto che adesso pregherei la regia di mettere in onda, eccola qua, una foto del 2011 dove c'è anche il nostro Raffaele Padrone. Ecco, cosa facevate fuori dal teatro Ariston con le macchine della polizia? Mamma mia, e le bandiere del sindacato? Sì, intanto mi vengono i brividi perché torniamo indietro di 11 anni, quindi grandi ricordi. Questa è storia sindacale, questa è veramente storia sindacale, cari signori. Lì chiaramente non, come stasera, non eravamo andati per cantare, ma per cantarle forse, per cantarle al nostro dipartimento, al nostro ministero. Lì siamo 2011, praticamente eravamo già senza contratto da tre anni, e i colleghi che stavano proprio facendo servizio d'ordine, perché vedete, è facile proporre, fare gli eventi, fare le kermesse, fare in grande stile. Dietro queste manifestazioni ci sono colleghi che lavorano da giorni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico della manifestazione, ma all'interno di tutta la città. Bene, pensate che lì siamo andati a protestare perché già nelle edizioni dal 2009 al 2011 3.000 ore di straordinario non erano ancora state pagate ai colleghi che operavano durante la manifestazione, e nel corso chiaramente degli anni erano passate inosservate sotto banco queste ore di straordinario, 3.000 ore. Credo che abbiamo scelto il palcoscenico più importante dell'anno per questa eclatante protesta sindacale, insomma. Sì, abbiamo fatto. Ha sortito qualche. Sì, ha sortito, che chiaramente. Guardi, noi sapevamo già, perché lì c'è il mio collega, quello a fianco a me, il mio collega vice segretario nazionale Pantanella. Poi c'era il segretario provinciale, quella volta era UGL Polizia, poi cambiamo un nome, di Sanremo, e il segretario regionale, chiaramente, della Liguria. Sapevamo di andare un po' a creare anche problemi ai colleghi, che imbarazzati di vederci arrivare in 80 di noi, liberi da servizio, noi eravamo praticamente come la massima rappresentanza sindacale, anche forse un po' contrariamente a quello che era la politica nostra di interrompere un programma del genere.
Però così siamo riusciti a far pagare ai colleghi quelle famose 3.000 ore. Quelle, vedete, ci sono le macchine, se la regia può fare, sono macchine, avevamo costruito quelle macchine proprio in 3D, veramente fatte bene, che abbiamo ancora in segreteria, sono macchine in cartone, polistirolo in cartone, compressato, che praticamente rappresentavano le problematiche. Noi avevamo i mezzi, la benzina, si ricorda quel periodo. Andammo chiaramente alla Kermesse Maggiore, dove sicuramente avremmo dato fastidio. Mi ricordo che venne fuori il direttore del teatro, venne fuori il direttore di Rai, fummo intervistati da tantissime televisioni, radio, e grazie a Dio, insomma, riuscimmo in quella maniera a far pagare queste ore. Questa è storia sindacale, no? Questa è storia poi. La invito ad andare a guardare l'anno successivo, quando ci siamo presentati davanti a casa di Berlusconi, addirittura tutti con le maschere di Berlusconi, ma proprio per questo tipo di proteste, che oggi francamente non ci sono più. Quindi una tipologia diversa di protesta, chiaramente, non è che mancano le proteste, ma tipologie diverse di fare sindacato. Questo è. D'altronde i vecchi possono ricordare queste immagini, i giovani dicono: ma impazziti. Sì, impazziti, però erano le maniere forti per far capire che le condizioni vanno rispettate da entrambe le parti. Vanno Bene, rispettate perché noi bene. abbiamo Se doveri poi e appunto diritti, ma avete portato abbiamo. a casa il risultato, bene Sì, così, insomma. è stato veramente una bella cosa. Guardi, le posso dire, aggiungere questo, che l'altro giorno mi ha chiamato, l'ho sentito che parlava di questore, mi è venuto in mente anche questo aneddoto. Ha chiamato il questore che avevo quella volta, e ha chiamato il mio questore e mi ha detto: stai attento, padrone, perché è periodo di Sanremo. Sento una cosa in chiusura, rapidissimamente, no? Devo farle una domanda. Prego. Volevo sapere la sua opinione. Insomma, la polizia è tornata sotto l'occhio del ciclone per le manganellate agli studenti, che effettivamente non è stato un bello spettacolo. È stata una reazione sproporzionata, insomma, di Certo. fronte a dei ragazzini di 16 anni che protestavano, insomma, per questioni anche importanti. Sì, certo, su questo noi abbiamo anche scritto, e qua ci mettono nelle condizioni veramente di lasciar tirare le uova a Confindustria, per non andare poi a manganellare, e dover intervenire sui ragazzi che hanno manifestato su questo episodio. Questo è la mancanza, l'anello che manca, che è quello della politica, che ancora non riesce a gestire queste situazioni, e scarica sulla polizia, sulle forze dell'ordine ogni volta le risposte che noi diamo. Chiaro, la polizia, dicevo, non è lì per andare a dare le manganellate, la polizia è lì per difendere le istituzioni. Se lei attacca le istituzioni, dobbiamo intervenire. Noi in altre occasioni, lei le ha viste, anche a Torino, ci siamo levati i caschi, proprio per questo, perché cominciamo a essere stufi anche noi, nel momento dell'ordine pubblico, dover intervenire su dei ragazzi perché la politica prima non ha fatto nulla. Questo è il vero problema. Abbiamo anche avuto altri episodi, però ripeto, non puntiamo il dito per favore sulle forze No, dell'ordine, ma chiarissimo, cioè, non per lei, non no, ho per. capito, no, ma no, Ma puntiamo. era per arrivare a una sintesi, cioè il discorso va gestito e risolto Sì, in fase politica, insomma, prima esatto. di dover arrivare a situazioni estreme come quelle che abbiamo Esatto, visto. esatto. Benissimo, grazie Grazie a Raffaele voi. Vadone e appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Sabato sera un commerciante di origini pakistane si è dato fuoco in centro a Oderzo, un gesto disperato giunto in seguito ad una multa ricevuta perché sprovvisto di Green Pass. A differenza dell'episodio in Calabria, però in questo caso l'uomo non voleva protestare contro le restrizioni governative, ma ha scelto un'azione estrema al culmine di una situazione personale già difficile. Sentiamo quindi la testimonianza di un suo conoscente. Quando
Quanto deve essere disperata una persona per arrivare a darsi fuoco? Sicuramente deve essere allo stremo dal punto di vista psicologico. È il secondo caso in Italia, dopo i fatti di Rende di qualche giorno fa, è il secondo caso in pochi giorni, questa volta è capitato a Oderzo sabato sera attorno alle 19 nella centrale via Roma, dove un ragazzo di origini pakistane che lavora in un kebab nella centralissima via Roma si è dato fuoco tra lo sconcerto e tra il panico delle persone che affollavano la via in quell'ora del sabato. In questo caso non si è trattata di una protesta contro le restrizioni del governo e contro il Green Pass, bensì di un episodio che è arrivato al culmine di una vicenda personale piuttosto complicata. Io l'avevo intervistato la sera prima, insomma la sera prima era notte perché stavo andando verso casa di mia madre, da dove abbiamo la sede dell'associazione Cantiere Misto, che è qua in fondo alla via. E siccome siamo nella stessa via ci frequentavamo, più che altro io sono un cliente non occasionale, prenderò 3 kebab all'anno qua da lui, quindi, però passando uno cambia, fa 2 chiacchiere, poi siamo un'associazione che lavora molto sull'ascolto, sul dialogo, no? E quindi mi è sembrata una roba normale, lavoriamo anche con gli immigrati, quindi ci è capitato, quindi mi sembra una roba strana. Vedo sto ragazzo sempre più depresso, una settimana fa mi aveva raccontato che lui praticamente aveva voglia di suicidarsi, non ce la faceva più perché... L'aveva già annunciato praticamente. Sì, ma non solo a me, anche ai suoi clienti, ai ragazzi giovani che lo frequentano, ha una clientela giovanissima, tutti gli studenti delle scuole, no? che vanno lì, quindi anche gente che è un po' rassegnata, le cose non cambiano, no? Queste cose qua. E allora io quella sera, non so perché, venerdì sera, passando, venerdì notte, insomma, ho detto, ma senti, facciamo una roba, ti faccio un'intervista, ok, ti va? Mi spieghi tutto quello che ti è successo e magari non so, lo condividiamo. Lui fa, fa bene, va bene, va bene, il mio avvocato mi ha detto che non dovrei farlo, al che io gli faccio, vabbè, ma insomma, facciamo un'intervista, poi siccome tu mi hai detto che sei dipendente, mi fai parlare col tuo capo, vediamo se lui è disponibile a che condividiamo, la condividiamo sta cosa. Ma in sostanza il ragazzo era esasperato perché era stato oggetto di una serie di provvedimenti, no? Perché c'era stato anche aveva avuto anche qualche piccolo precedente penale. Ma allora, il precedente penale a cui lui ha fatto riferimento nel video che io ho fatto è praticamente un precedente del 2013, è successo in Grecia, mi è stato spiegato poi che ci sono le estradizioni europee, quindi quello che compi in un paese europeo per Schengen poi viene riportato negli altri. E lui aveva praticamente, si dice spacciato, ma in realtà ha passato a una persona 4 grammi di hashish per 10 euro e si è beccato praticamente 8 anni di galera in Italia e 5.000 euro di multa, cioè una roba. Allora a quel punto lo sono venuti a prendere qui, mi sembra sotto alla fine dell'anno scorso, e l'hanno portato in galera. Lui è riuscito a farsi dare i domiciliari, ma i domiciliari sono praticamente da casa, che è a questo piano qua di questo palazzo, al kebab, che saranno 20 metri. Quindi lui fa casa, lavoro, lavoro, casa, perché aveva un permesso per poter lavorare. Solo che a un certo punto, se tu fai questo tratto qui, non hai possibilità di andare a fare la spesa, non hai possibilità di andare a fare visite, cioè non puoi fare niente perché fai 20 metri, questa è la tua vita, no? Perché per i domiciliari. Poi ti vengono a controllare 5 volte al giorno se sei lì, giustamente le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, quindi non è che io faccio una questione alle forze dell'ordine, loro sono chiamati far rispettare la legge, solo che lui si è trovato preso in mezzo forse in una falla del sistema, non lo so, in un qualcosa che ha fatto sì che non potesse neanche andare a vaccinarsi, perché dove andava? Se fosse abitato a Ormelle, nel tragitto magari un posto lo trovava. E siamo con Anna Ciriani, consigliere comunale a Pordenone della sua civica Amiamo Pordenone. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Senta, lei che è anche insegnante, no? Voleva commentare, mi pare, la situazione, che l'aria che si respira nelle scuole in questo periodo, che insomma è piuttosto pesante. Esatto, piuttosto pesante, soprattutto è piuttosto nel caos, devo dire, perché c'è stato un consiglio dei ministri, sappiamo, pochi giorni fa, il 2 febbraio, era presente anche il ministro della pubblica istruzione Bianchi,
E cosa ha fatto? Ha cambiato ulteriormente le regole che sono entrate in vigore proprio da oggi. Quindi cambiare le regole nel giro di pochi giorni, voi capite bene, siamo oltre i 7 milioni di studenti in Italia, non è semplice. Tant'è che, visto che poi le leggi sono retroattive, molti che oggi dovevano in realtà per le nuove regole rientrare in classe sono rimasti ancora in DAD, perché effettivamente non è stato semplice dopo il weekend ritornare a scuola, non si sapeva niente. Quindi adesso hanno voluto cambiare ulteriormente, quindi per quel che riguarda la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, almeno 5 bambini positivi per rimanere appunto a casa, non tutti, ma solo i non vaccinati e coloro che sono guariti da oltre i 4 mesi, perché la tendenza è quella di far andare i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni a scuola. Questa è la tendenza e quindi si cerca in tutti i modi di aumentare il numero, no, dei bambini positivi prima di sospendere le lezioni. Questo vale appunto per la materna e la scuola elementare. Chiaramente i bambini che rimangono a scuola devono rimanere con la mascherina FFP2, che è come quella che sto indossando io in questo momento. Sì, che un conto è tenerla, e mi auguro che le scuole... è tenerla per 4 minuti, e tenerla per 5 ore invece. Ecco, noi siamo già abituati, insegnanti, però i bambini effettivamente sono più grandi le mascherine del loro viso, poverini. Esatto. È molto difficile lavorare con queste, soprattutto per tenerle per i bambini. Ma soprattutto non ce n'è. Cioè, la scuola deve fornire queste mascherine e purtroppo spesso le scuole non hanno queste forniture e quindi sono le famiglie che devono comprare le mascherine ai bambini, e questo non lo trovo giusto, perché è la scuola che deve fornire le mascherine, come ha fatto inizialmente con le mascherine, quelle normali, chirurgiche, così anche le mascherine FFP2 devono essere fornite dalla scuola. E così anche i tamponi, perché i bambini risultati positivi quando rientrano a scuola non serve più il certificato medico, ma devono avere il risultato di un tampone negativo. Questo tampone purtroppo nelle scuole elementari fino a poco tempo fa era a carico delle famiglie. Anche questo non mi sembra giusto, perché alle medie e alle superiori era gratuito, deve essere gratuito anche per le scuole elementari. Cioè, queste differenze non riesco a capirle sinceramente. Quindi io mi auguro che queste cose cambino, perché i ragazzi sono, gli studenti devono essere tutti uguali. Tutti uguali, non ci devono essere differenze. In più, pesare anche con questi soldi sulle famiglie non mi sembra giusto. Diverso è per le medie e superiori, che mentre prima con 3 contagi si rimaneva a casa, i non vaccinati e chiaramente chi era, diciamo così, stato guarito da oltre i 4 mesi, adesso invece solo con 2. Cioè hanno diminuito, probabilmente perché hanno visto che tra i ragazzi giovani, più adulti, c'è un maggior contagio. Non riesco a capire, ma prima era dopo 3, adesso hanno ridotto dopo 2. Allora si sta a casa e si va in DAD, solo per chi è non vaccinato, chiaramente la DAD. Questo ha creato un po' di, diciamo così, malumore, perché sembra che appunto i non vaccinati siano ghettizzati, mentre i vaccinati, come ha risposto il Ministero, dicendo che non è per quello, per dividere, quando invece la scuola dovrebbe essere inclusiva per tutti, ma è quello di proteggere chi non è vaccinato rispetto al vaccinato. Certo, io comunque mi auguro che le cose cambino, perché veramente dal 31 di marzo sembrerebbe che questo stato di emergenza finisca definitivamente e che le cose possano cambiare, perché veramente adesso, anche per quel che riguarda l'esame di maturità, avete sentito tutti. Ecco, ma questo ritorno ai 2 scritti non è stato accolto con grande favore, mi sembra, dagli studenti. No, assolutamente, e io devo dire che anche appoggio gli studenti, perché, spiego, mancano sostanzialmente 2 mesi alla fine delle lezioni, perché dalla fine dell'emergenza alla fine della scuola, dal 31 marzo, quando finirà l'emergenza, alla fine della scuola, il 10 giugno, sono un po' più di 2 mesi. Anche quest'anno abbiamo passato un anno terribile, anzi ci sono stati tantissimi contagi con questa quarta ondata con l'Omicron.
creando a scuola ancora problemi, lezioni in DAD, ma non solo, abbiamo visto anche insegnanti che non c'erano, che si sono ammalati, quindi hanno avuto bisogno di supplenti, che poi supplenti non si trovavano perché le graduatorie spesso sono esaurite, quindi chi è che viene a fare il supplente? Addirittura il ragazzo universitario, perché appunto, soprattutto per certe materie, le graduatorie sono esaurite, non si sono più insegnanti a disposizione, e questa è una situazione grave in tutta Italia. Quindi si stanno muovendo anche da una regione all'altra gli insegnanti o chi è a disposizione, perché proprio non si trovano insegnanti. Potete immaginare che tra DAD, supplenti che non hanno anche mai insegnato una volta in vita loro, i ragazzi che come possono frequentare e studiare in maniera costante tutti questi programmi? Perché ripetevo anche stamattina nelle mie classi, la scuola italiana non è semplice, è la più difficile di tutti, abbiamo dei programmi molto vasti. Quindi i ragazzi in 2 mesi come possono recuperare quello che non hanno fatto in un anno di scuola? Quindi non è facile, molti insegnanti sono anche non vaccinati, hanno dovuto sostituirli per questo, perché sono stati sospesi. Hanno anche ragione i ragazzi, loro non dicono 2 prove scritte, ma quantomeno almeno una prova e il resto che sia una tesina. Oltretutto anche il ministro ha detto che chi ha contagio lo fa online, l'esame, quindi c'è anche questa possibilità. Quindi mi auguro che il 22 giugno, quando inizieranno gli esami, e il 23, i ragazzi vengano ascoltati e che ancora per quest'anno si faccia solo una tesina orale e che dal prossimo anno invece le cose cambino, ecco. Certo. Perché veramente la scuola è nel caos. I giornali sono molto informati, ma non, niente è rispetto a quello che noi viviamo nella scuola, che è tutt'altra cosa. Quindi ascoltate anche i ragazzi, perché i ragazzi hanno ragione e non sono ragazzi che non hanno voglia di fare, assolutamente. Sono ragazzi che anzi hanno vissuto veramente dei problemi anche psicologici per quello che è successo, per l'isolamento che hanno dovuto e subito e continuano a subire. Certo. Quindi bisogna capire. Bene. Grazie. Benissimo, ma torneremo sull'argomento. Intanto grazie ad Anna Ciriani, l'aspettiamo la prossima settimana se torna a trovarci. Certo, grazie. Grazie. Danneggiano con il martello 13 auto in sosta, minori denunciati dalla polizia nel fine settimana. Sentiamo. Rompevano con un martello gli specchietti delle auto, cercando poi di staccarli dai veicoli, ma sono stati sorpresi poco dopo in flagranza di reato dalla polizia, grazie alla segnalazione di un residente, venendo infine denunciati per danneggiamento aggravato in concorso. Nei guai sono finiti 2 quindicenni, trovati dagli agenti con l'arnese utilizzato per le scorribande e alcune ferite, ancora visibili, alle mani. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Mestre, nella zona del quartiere Piave. La coppia, all'arrivo della volante, stava danneggiando un'auto in sosta tra via Trento e via Fagarè. Nell'area circostante i poliziotti hanno trovato gli altri 12 mezzi finiti al centro del comportamento, al momento inspiegabile, dei 2 giovani. Dopo la denuncia sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. E siamo ora con Giuseppe Gagliarin, consigliere comunale a Porcia, per parlare del programma Opere Pubbliche. Buonasera. Sì, buonasera direttore, buonasera agli ascoltatori. Faccio una piccola premessa. Le notizie che stanno arrivando sul fronte Covid ci fanno sperare che naturalmente possa riprendere tutta l'iniziativa, non solo per quanto riguarda la scuola, ma anche tutte le attività commerciali e industriali. Speriamo, abbiamo bisogno di un po' di ottimismo. Detto questo, sono qui per affrontare ancora una volta il problema della rotonda del Garage Venezia, che è l'opera che era stata già approvata con il progetto definitivo da parte della mia precedente amministrazione, naturalmente anche finanziata, e che l'attuale amministrazione la vuole modificare, e anziché fare 2 rotonde, perché lì coinvolgono insistono 5 strade molto trafficate, fare una rotonda unica con delle problematiche diverse, in quanto si viene ad attuare degli espropri
quella casa che già sussiste attualmente, più la chiusura del tratto della Brentella, che implica naturalmente tutta una serie di iniziative, di permessi, non solo alla Regione che deve essere ripresentato il progetto, ma anche espropri e l'intervento del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna per la chiusura della Brentella, che implica naturalmente tempi più lunghi e un impegno di spesa superiore. Ora, se io vedo le rotonde che ci sono a Pordenone, fra Viale Martelli e Via Dante, dove ci sono la confluenza con Via Revedoli, se non sbaglio, lì ci sono due rotonde, proprio perché c'è confluenza di strade e molto trafficate, direi forse anche di più di dell'incrocio che è qui in Via Gabelli e Corso Italia. E naturalmente funzionano, quindi quello che noi avevamo previsto naturalmente era funzionale, la progettazione teneva in considerazione questi aspetti. Ecco, dico questo perché tutto questo aspetto, questa modifica, che sembra quasi un voler modificare costantemente quello che la precedente amministrazione aveva approvato e finanziato, dove i lavori potevano essere già realizzati, come è stato fatto per le rotonde di Via Roveredo e Via Roma, no? Implica naturalmente perdita di tempo, ci vorranno ancora almeno un paio d'anni per tutti gli aspetti burocratici, quindi neanche su questo. Solo per risolvere gli aspetti burocratici? Solo per risolvere gli aspetti burocratici, perché ci vogliono. Per aprire il cantiere, per concludere i lavori, ce ne vorrà un altro? Esattamente, quindi sicuramente andremo a finire nel 2024 come minimo, ecco. Oltre ad avere speso naturalmente 400-500 mila euro in più di quello che era stato preventivato. Tutto questo mi riporto all'aspetto lavori pubblici che si diceva prima, che è inutile fare delle promesse, delle butade, faremo 30 milioni di interventi di opere pubbliche nel comune di Porcia, perché ci vogliono i finanziamenti, l'opera pubblica non può partire se non è totalmente finanziata. Anche gli aspetti del PNRR che adesso alcune domande possono essere fatte, non è detto che questi soldi arrivino. Quindi un conto è proclamare certe cose come se fossimo costantemente in campagna elettorale, un conto è dire ai cittadini la realtà delle cose come stanno. Noi avremmo di fare intenzione questo, ma dobbiamo prima reperire i soldi, fare questo, fare quest'altro, e quindi dopodiché, non appena saremo consci di tutti questi aspetti e avremo la certezza di avere finanziamenti e quant'altro, vi diremo quando queste opere saranno fatte. Altrimenti è sempre un continuo dire, che poi la popolazione naturalmente si sfiducia della parte politica, perché dice promettete sempre e non fate mai. Perché io capisco che fare le opere pubbliche in un'amministrazione comunale non è né una cosa facile né semplice, e i tempi che ci vogliono sono quelli che ci vogliono. Ma bisogna essere chiari con la popolazione e con la gente. Bene, a questo punto sottoporremo il problema anche al sindaco Sartini per sentire anche la sua replica. Intanto grazie a Giuseppe Gagliarin e l'aspettiamo quando vuole, noi siamo qui. Grazie direttore. Grazie a lei. Entrano in vigore oggi le nuove regole previste dall'ultimo decreto Covid, con importanti novità per il mondo della scuola, meno quarantene e DAD, e sulla durata del Green Pass, certificato che per molti non avrà più scadenza. Dimezzate le quarantene, ridotto il ricorso alla didattica a distanza e rimossa, in alcuni casi, la scadenza del Green Pass. Queste in sintesi le nuove regole previste dall'ultimo decreto Covid, approvato nei giorni scorsi ed entrato in vigore oggi. Nelle scuole dell'infanzia o asili, l'attività educativa prosegue in presenza per tutti fino a 4 casi di positività nella stessa sezione. Dal quinto in poi, le lezioni sono sospese per 5 giorni. Se compaiono sintomi, i piccoli devono sottoporsi a un tampone. Sono accettate tutte le tipologie, mentre per gli asintomatici il test va eseguito a 5 giorni dall'ultimo contatto. Analoghe le regole per le scuole primarie o elementari, con l'aggiunta di alcune specifiche legate al vaccino. Con 5 o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, gli immunizzati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione possono continuare ad andare a scuola,
indossando per 10 giorni la mascherina FFP2. Per gli altri alunni è prevista la didattica a distanza per 5 giorni. Passando alle scuole secondarie di primo e secondo grado, medie e superiori, con un caso di positività in aula, le lezioni continuano per tutti con l'utilizzo della FFP2. Se i casi sono due o più, anche qui le regole cambiano in base al possesso o meno del certificato verde rafforzato. Proseguiranno la didattica in presenza, sempre con la mascherina più filtrante, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo primario, gli immunizzati con dose di richiamo e gli esenti. Per gli altri studenti, 5 giorni di DAD. Interessano invece tutti le novità dell'ultimo decreto in merito al Green Pass. Diventerà illimitato per chi ha ricevuto anche la dose booster o per chi ha completato il ciclo vaccinale primario e poi contratto il Covid-19. Chi invece si è sottoposto solo a una o due dosi dopo essere guarito e chi ha avuto il virus ma non è vaccinato, ha diritto ad una certificazione valida 6 mesi. Ed ora parliamo di geopolitica con il nostro esperto di settore, Guglielmo Civolin. Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo ovviamente ancora una volta della crisi in Ucraina, perché si continuano ad accumulare truppe e armi sia da una parte che dall'altra del confine, no? Sia dalla parte russa che da quella ucraina, dove pare che adesso arrivino anche forze tedesche addirittura. Forze tedesche, forze comunque sempre NATO, forze americane, aiuti americani, quindi quando si parla di... Ma non c'è il rischio, secondo lei, che invece del pericolo di un'invasione della Russia in Ucraina ci possa essere invece l'intenzione di un'invasione alla Russia? A parte che sarebbe un suicidio probabilmente. Ma allora, intanto sarebbe un suicidio dall'una e dall'altra parte comunque, perché hanno insomma l'intelligence degli Stati Uniti già ha previsto che cosa potrebbe in caso di conflitto, e quindi anche insomma ci sono delle previsioni sul numero di morti, previsioni su quello che in caso di invasione russa, no? Sì. Kiev dovrebbe capitolare in 3 giorni, sono previste 50.000 vittime tra i civili e circa 23.000 vittime tra l'esercito ucraino. Sì, queste previsioni poi in realtà sono, perché ci sono 5 scenari poi che vanno dall'incursione a addirittura anche al colpo di Stato semplicemente, quindi alla sostituzione di Zelensky, ecco. Sono comunque in campo sempre le diplomazie, vediamo che c'è Macron oggi da Putin, domani ci sarà Scholz da Putin e Macron andrà da Zelensky, quindi c'è tutto un ruolo anche dell'Europa e anche per certi versi dell'Italia, perché l'Italia per esempio pare che sia in pole position come paese per ottenere la presidenza della NATO, quindi sostituire Stoltenberg e con, non so, Gentiloni, la Mogherini, sembra che si sia sfilato Renzi, che invece ambiva un po' di tempo fa a quel ruolo, ecco. Però ecco, interessante questo gioco delle diplomazie europee che praticamente ambiscono ad avere un ruolo, e certo questo è positivo perché l'Ucraina è lì, cioè siamo come quando si parla dei Balcani, è una questione prima di tutto europea, e così anche per l'Ucraina, è una questione che ci riguarda. Se si dovesse verificare un attacco militare, sarebbe un disastro per l'Europa. Ecco. Beh, certo. Consideriamo anche per l'economia, per tutto. Per l'economia, ma consideriamo che l'Ucraina dai nostri confini, cioè stiamo prima da qui andare in Ucraina piuttosto che andare in Sicilia. E poi l'immigrazione, ci sarebbe un flusso di immigrati, di profughi, e quindi sì, è uno scenario che, come dire, da un po' di tempo stiamo cercando di monitorare. Come dire, siamo tranquillizzati dal fatto che comunque c'è sempre in campo la diplomazia, e comunque se si fa un ragionamento razionale è chiaro che la guerra non risolve niente, però la continua escalation, in realtà tutti parlano di de-escalation, ma dall'una e dall'altra parte nessuno ritira i contingenti, ecco. Il dialogo c'è,
sicuramente ci deve essere un compromesso, si devono accordare su qualcosa, bisogna dare una exit strategy anche a Putin che, come dire, non può tornare a casa, diciamo così, tranquillo, sì, ecco, anche perché comunque è una questione che è da anni che la presenta, ma soprattutto anche per quanto riguarda le esercitazioni e le tensioni militari. Ricordiamoci che, per certi versi, prima di questo ammassamento abbiamo fatto delle esercitazioni anche noi in ambito NATO. Ci ricordiamo tutti che l'Ariete, per esempio, è andata a fare delle esercitazioni nei paesi baltici, ecco, quindi sì, sono tutte questioni che ovviamente non depongono a una soluzione pacifica. Ecco, vorrei proporle questo, professore. Potremmo realizzare nelle prossime settimane uno speciale geopolitica e bollette. Sicuramente. Perché lo sappiamo, lo sanno tutti, insomma, che dietro a queste crisi c'è la necessità di approvvigionarsi di materie prime, fondamentalmente, no? Lo scopo di questo braccio di ferro è fondamentalmente quello, no? Ecco, il qui, gas e il petrolio. Qui c'è il problema della previsione di questi fatti. Per esempio, in Spagna si sta parlando del tema della energia che potrebbe arrivare dagli Stati Uniti e fare della Spagna un hub con un oleodotto per far arrivare in Germania il petrolio e il gas che arriva via mare in Spagna. Quindi ecco, il problema è la previsione di questi problemi che, come sappiamo, con la svolta energetica mettono in discussione molte prospettive anche, tra virgolette, green. E infine l'ultima riflessione che potremmo così fare per lanciare questo tema è quello anche dei bilanci pubblici. Io il giovedì sono sempre a Bologna e per due miei corsi universitari, e lì stanno pensando di non illuminare più i centri storici, le statue, i monumenti. A Bologna, a Cento, si sta parlando di questo tema proprio per risparmiare, perché sennò stanno saltando i bilanci pubblici. Diciamo che in realtà l'Italia è sempre stata un po' di manica. Cioè, allora, se lei, immagino che le sarà capitato, se lei prende l'aereo dal nord Europa, dal Belgio o dai Paesi Bassi, e attraversa di notte l'Europa, vede sotto tutto buio. Quando arriva in Italia è tutta una luminera, no? Quindi anche questo, insomma, detta così, raccontata in parole un po' grossolane, ma insomma la dice lunga, insomma, di come gestiamo noi la nostra energia. Beh, sotto questo profilo però abbiamo anche Nomisma Energia, per esempio. Basterebbe fare una telefonata a Nomisma Energia, basterebbe ogni tanto avere contatti con Nomisma Energia, come peraltro Istoria ha durante il corso di geopolitica con l'amministratore delegato Alessandro Bianchi, per esempio, oppure con gli altri vertici, diciamo, di Nomisma Energia, per pianificare, come dire, basterebbe studiare, ecco, un po', e sotto questo profilo un pochino la nostra classe dirigente non è diligente. Va bene, grazie. Mi pare che voleva anche lanciare un altro evento. Sì, di Storia Limitata. Siamo già al secondo appuntamento, ne abbiamo 11, quindi continueremo fino ad aprile con il corso di geopolitica al 26esimo, e sabato 12 di febbraio siamo a Udine alle ore 10.30 in via Gemona 92 a Palazzo Toppo Wasserman, aula T9, molto grande, molto ampia, si può entrare in oltre 200 persone ben distanziate, e ci sarà il professor Marco Tarchi, editorialista del giornale, direttore di Diorama Letterario di Trasgressione, e parlerà di populismo 2022, Trump e le elezioni presidenziali in Francia. Benissimo, grazie a Guglielmo Cevolin, l'aspettiamo come di consueto la prossima settimana. Grazie a voi. A Ronchi dei Legionari proseguono i controlli da parte della polizia locale per accertare il rispetto delle norme anti-Covid. La comunità si è finora dimostrata diligente, il numero delle sanzioni irrorate è infatti pari a zero.
La comunità di Ronchi dei Legionari è sensibile al rispetto delle regole, infatti almeno per il momento non si registrano sanzioni per il mancato rispetto della normativa sul Green Pass. Nelle scorse settimane infatti è scattato il piano di controllo programmato dall'amministrazione comunale e dal comando della polizia locale, che ha visto decine tra locali pubblici, quindi bar, ristoranti e negozi, e centinaia di persone tra lavoratori e clienti controllati con discrezione e competenza dagli agenti per verificare la regola dei requisiti per poter usufruire dei servizi nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie. Le verifiche da parte degli agenti della locale proseguiranno anche nei prossimi giorni, proprio per cercare di scongiurare disattenzioni e inosservanze. L'azione si è già estesa a numerose attività ricettive. Ancora una volta la nostra polizia locale è in prima linea, ha commentato il sindaco Livio Vecchiette, lo è anche e soprattutto sotto il profilo della prevenzione, un'azione importante che viene dettata dalla necessità di educare le persone prima che sanzionarle, e di questo ringrazio operatori e comandante. Lo scorso anno erano stati emessi 12 verbali per la non ottemperanza delle normative anti-Covid. Anche l'assessore Roberto Fontanotta ha voluto ringraziare tutto il personale per il lavoro svolto e al contempo per il continuo aggiornamento al quale viene sottoposto. La nostra polizia locale è un fiore all'occhiello che si è molto evoluta negli anni, ha detto Fontanotta. Un'attività importante, voglio dire, messa in campo con professionalità e competenza. Ed è con noi il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Marmaier. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, parliamo di sanità, visto che c'è stata la scorsa settimana anche la conferenza dei sindaci dell'area vasta. Com'è andata? Avete avuto i riscontri che vi aspettavate? Beh, allora, diciamo che è stata un'assemblea innanzitutto molto partecipata, 47 amministrazioni su 50 presenti in videocollegamento, credo non sia mai successo. Questo proprio a riconferma dell'importanza dell'appuntamento e dell'attenzione che i sindaci hanno voluto dare a questo tema. Era atteso un confronto anche perché dopo tanto parlare e tanti incontri sul territorio, era giusto sentire la direzione generale, che è quella che ha prodotto questo atto. Ecco, allora su questo ci sono sicuramente state delle puntualizzazioni, delle perplessità messe in evidenza praticamente da tutti gli amministratori. È stata una riunione lunga, 3 ore e mezza, perché in tanti hanno parlato, e la sintesi sicuramente è quella della preoccupazione rispetto alla salvaguardia dei servizi di prossimità del territorio. Se ne parla tanto, lo stesso PNRR, abbiamo sentito ieri l'amministrazione regionale ribadire con forza il fatto che saranno tante le risorse messe sul territorio. Allora volevamo capire come questo atto aziendale andasse in questa direzione. E, diciamo che diamo il beneficio dell'esperimento, ecco, diciamo così, del provare a portare avanti questo progetto, anche se secondo me, insomma, ci sono delle cose che dovranno essere migliorate. Va anche dato atto all'amministrazione regionale che, rispetto a una norma nazionale che prevede il fatto che ci sia un distretto ogni 120.000 abitanti, e quindi in Friuli occidentale sarebbero 2 i distretti, in realtà la norma regionale ha riportato quello che è la situazione attuale, quindi 5 distretti. C'è sicuramente un'azione di accentramento rispetto al funzionamento di alcune attività di supporto del distretto, il personale, piuttosto che i rifornimenti di quelle che sono le attrezzature e la materia prima. Però quello che manca, in realtà, secondo me, ed è un problema che non è colpa di nessuno in questo momento, c'è stato un gravissimo errore di pianificazione della formazione delle esperienze dei medici, degli infermieri, e noi ci stiamo dibattendo su questo tema. Questa è la vera criticità. E purtroppo diciamo anche che qualche bella professionalità è andata via, perché l'attuale direzione sicuramente non è molto empatica, e quindi il fatto che qualcuno sia andato via anche di peso, chiaramente fa suonare ancora di più qualche campanello d'allarme. Allora la domanda che io ho posto al direttore è se con questo atto si prevedeva anche delle forme
di incentivazione per attrarre nuovi medici e magari anche qualche medico che non è certo quella di proporre contratti a 3 mesi o 6 mesi, insomma. Beh, assolutamente no, no. Cioè, è chiaro che noi in questo momento dobbiamo puntare alla qualità. Sappiamo che il Friuli Occidentale versa al Veneto 15 milioni di euro di prestazioni, perché le prestazioni vengono fatte in Veneto e non in Friuli Occidentale. E questo anche perché probabilmente viene percepita una qualità diversa. E allora, da questo punto di vista, quello che noi chiediamo è che ci sia la capacità di saper recuperare forze, laddove poi è un compito non semplice, perché se sono pochi i medici e gli infermieri, è chiaro che bisogna sapere offrire qualcosa di più, che non è solo il lato economico, ma credo anche appunto la capacità di essere empatici e di saper attrarre le migliori teste. Ecco, voi lì nella zona di Valvasone e Arzene come siete? Tra medici di base e guardie mediche? Ma noi siamo in questo momento, dal punto di vista dei medici di base, siamo coperti e anche bene. Tra l'altro sono arrivati dei medici giovani, quindi abbiamo la fortuna in questo momento, tra l'altro giovani anche del territorio, medici che sono del paese, quindi che hanno voluto radicarsi nel territorio, hanno fatto anche l'esperienza con le USCA e adesso rientrano nel territorio. Sicuramente c'è una lacuna legata alle guardie mediche e questo è un tema che purtroppo è una professione, quella della guardia medica, che è proprio considerata l'ultima, no? Perché è nelle giornate in cui è più un sacrificio stare a lavorare, il sabato e le domeniche in particolare, e nelle orari notturne. Allora, da questo punto di vista, ripeto, bisogna saper riconoscere quello che è il merito anche del lato economico e saper coinvolgere e attrarre. Dovremmo sicuramente utilizzare degli strumenti che portino medici nel nostro territorio, anche se non è sicuramente semplice. Bene, grazie al sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Marmaier, per il suo contributo e l'aspettiamo nelle prossime settimane. Grazie mille e grazie a voi. Pensavo dovessimo parlare anche della luce. No. Ne parleremo la prossima volta. Sì, dell'impatto di energie elettriche e bollette. Pochi ne parlano di questa cosa, ma hanno dato fondi per le famiglie, per le imprese, ma le amministrazioni comunali che hanno tanti punti luce accese, forse avrebbero bisogno anche loro. Bene, ma ci torneremo. Grazie intanto. Truffe online, sparite somme per quasi 14.000 euro. I carabinieri arrivano a denunciare i presunti autori. Il servizio. C'è la tecnica del finto link, uguale a quello del proprio istituto di credito, o quella che induce i venditori di un qualche bene ad accreditare, non si sa per quale motivo, del denaro sul conto corrente di chi invece dovrebbe comprare. Sta di fatto che le truffe online non si fermano e anche di recente, nella Marca trevigiana, i carabinieri sono riusciti a denunciare 3 persone ritenute responsabili di aver sottratto indebitamente alle loro vittime circa 14.000 euro. Il primo caso ha riguardato un 23enne del Foggiano, che secondo i militari aveva dapprima inviato sul cellulare di un operaio 30enne di Riese Pio X un falso link simile a quello di Poste Italiane, inducendolo in errore e facendosi mandare la somma di 12.000 euro su carta ricaricabile. La seconda vittima è un impiegato di 25 anni che, avendo messo in vendita su internet pezzi di ricambio di moto, è stato convinto da 2 pregiudicati di 34 e 25 anni residenti in provincia di Roma a versare loro la somma di 1.000 euro su carte prepagate. Il terzo episodio è quello che riguarda un 42enne di Pisa, risultato intestatario della carta sulla quale un giovane 18enne trevigiano aveva effettuato ricariche per circa 500 euro, convinto erroneamente di riscuotere il pagamento per alcuni cerchi in lega messi in vendita su una piattaforma e-commerce, venendo quindi raggirato. Presentato oggi a Trieste il registro delle morti cardiache improvvise, per il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi esaminare e approfondire i dati è fondamentale per la prevenzione. Sentiamolo. Un lavoro importante che entra in quella che è una politica della prevenzione, perché indagare le ragioni per le quali accadono fatti di questo genere significa esaminare e approfondire alcuni aspetti per evitare che queste cose si possano ripetere. La prevenzione è uno degli anelli deboli del sistema sul quale bisogna continuare ad insistere, e poi mi sembra che ci siano altre 2 cose estremamente importanti. La semplificazione del tentare delle giustificazioni a volte superficiali
rispetto a ciò che accade. Questo dimostra che la scienza bisogna farla lavorare, e soltanto quando la scienza arriva all'esito delle cose può dare delle risposte. E oltre a questo, l'altro grande aspetto sul quale, insomma, abbiamo visto delle difficoltà e stiamo incontrando delle difficoltà come sistema, avere un grande patrimonio di informazioni e di dati che devono essere ancora sistematizzati nel modo migliore, devono creare quelle condizioni affinché il dato possa essere maneggiato soprattutto per la sua affidabilità e per la velocità con la quale poi alla fine chi ha chiamato a prendere decisioni possa decidere avendo la più ampia disponibilità delle conoscenze. Uno strumento tanto più importante in questa fase, lei ha detto, in cui tanti parlano senza avere nozioni scientifiche e esprimono la propria opinione che non è fondata. Questo è l'elemento del sensazionalismo e della superficialità al quale spesso siamo sottoposti. Io penso che quando qualcuno deve parlare di alcuni aspetti lo debba fare con cognizione di causa e non affidandosi a quel che si dice che fa più rumore. Questo è purtroppo una caratteristica di questo tempo. Abbiamo visto quello che è accaduto anche col vaccino, con tutte le cose che ci stanno intorno. Io penso che bisogna un po' ritornare a far parlare quelli che sanno delle cose, magari anche dicendo a quelli che sanno delle cose di non farci assistere a degli spettacoli, come abbiamo visto, di contrapposizione anche tra i professionisti. Questo è un altro aspetto che non va bene, si crea confusione, non si aiuta, poi non si aiutano le persone a decidere serenamente. Andrea Meneghel, cultore di canti gregoriani, buonasera. Buonasera. Di cosa parliamo questa sera? Allora, io riprendo su richiesta di tante persone che mi hanno parlato a fare degli interventi sul canto gregoriano. Ci eravamo lasciati con il Kyriale. Io volevo fare un po' un quadro di che cosa è il Kyriale, di che cosa, quale parte del canto liturgico comprende. Perché c'è questa distinzione fondamentale. La liturgia, il canto nella liturgia è distinto fra ordinario e proprio. Quindi la messa propriamente detta si compone dei cinque canti che troviamo nel Kyriale, che sono il Kyrie, da cui prende il nome il libro, il Gloria, il Credo, il Sanctus e l'Agnus Dei. Per cui questa è la sequenza dei canti cosiddetti invariabili della messa. E poi c'è il proprio. Quello sono quei canti che ogni messa si presentano con un testo diverso, come l'introito, l'alleluia, e il post comunio. Sono delle parti della messa che invece hanno una loro differenziazione anche a livello testuale. Le parti cantate cosiddette invariabili, la cosa sorprendente è che variano moltissimo. Cioè, sono invariabili eppure cambiano. Perché cambiano? Perché cambia l'intonazione, cambiano le caratteristiche tonali, anche l'atmosfera. È sbagliato parlare di atmosfera nel canto liturgico, però si tratta di un certo modo di far procedere la liturgia con maggior giubilo, con maggiore solennità, in tono festivo, in tono invece penitenziale, quindi più secco, più con minore ornamento, e per questo dico che la messa varia sempre. Si tratta non della ripetizione monolitica del medesimo, la messa non si ripete mai, è interpretazione sempre varia di ciò che è perenne. È una differenza, perché noi diciamo che la messa è sempre uguale, ma non è sempre uguale. Ci sono delle cose che sono perenni e per loro stessa natura devono rimanere non mutate, perché sono perfette, perché sono trasmesse con una tale perfezione che non abbiamo bisogno di cambiarle. E però l'estetica umana, che trova nella messa in rito antico una sua perfezione eminente, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di quella che i latini chiamavano variatio, per cui nell'unità del messaggio della messa trovare delle modalità per variare l'aspetto estetico, non soltanto estetico, ma l'aspetto propriamente del canto, l'aspetto
che connota la liturgia non soltanto dal punto di vista teologico, dogmatico, ma anche come partecipazione, come aspettualità. E quindi la messa vive proprio di questo rapporto fra una sostanza perenne e una ornamentazione che per ragioni umane, per ragioni di bellezza, si moltiplica e vive nelle sue differenze, nella sua molteplicità. E il canto è un momento particolare nel quale si può notare questa molteplicità. Infatti, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei, che sono le parti cosiddette invariabili, sono presenti in moltissime varianti all'interno del Kyriale, che si differenziano, come ho detto prima, per il modo in cui viene cantato lo stesso testo. Avevo presentato alcuni Kyrie nel periodo fra novembre e dicembre. Adesso noi continueremo la nostra esplorazione del Kyriale attraverso anche gli altri canti che compongono la messa. E questo quindi è il nostro progetto, il nostro programma, ripartire per fare cultura sulla messa antica, che è il nostro patrimonio non soltanto teologico, non soltanto religioso, ma propriamente umano, culturale, che non deve essere disperso, e per questo ci sono tanti fedeli che si applicano, come quelli che incontriamo ogni domenica alle 18 alla Santissima Trinità di Pordenone, e che permettono alla liturgia antica di vivere e di perpetrarsi. Per cui davvero un grazie a tutti coloro che si occupano di liturgia antica, che desiderano venirci a vedere, e lo ripeto, l'appuntamento è ogni domenica ore 18 alla Chiesa della Santissima Trinità a Pordenone. E grazie. Benissimo, grazie Andrea Meneghel per il suo contributo. E quando ci vediamo allora? Quando torna a trovarci? La prossima settimana? Sì, auspicabilmente la prossima settimana con appuntamento. Restiamo sul lunedì o cambiamo giorno? E allora, potrebbe essere il lunedì, ma ci prendiamo, concordiamo l'appuntamento. Lo concorderemo con calma. Intanto grazie. Diamo adesso la linea al Veneto con l'ospite in compagnia di Alessio Conforti. Prego. Grazie, con noi Daniele Minotto dell'Associazione Veneziana Albergatori, ben ritrovato. Che carnevale sarà? Che carnevale è in realtà? E ormai ci siamo. Ma è un carnevale che viene fatto in forma ridotta, verrà fatto un carnevale più che altro su feste in palazzi, quindi cose molto più al chiuso, in modo ridotto. Però comunque positivo rispetto all'anno scorso sicuramente, e comunque fa vedere una certa vitalità della città. Stiamo raccogliendo dei ritorni abbastanza positivi, iniziano ad esserci delle prenotazioni, e quindi vuol dire che sembra superata la paura della pandemia, e che quindi anche le persone si stiano iniziando a muovere con più disinvoltura e in ottica anche di programmazione. Non sembra che ci sia più paura di chiusura, e quindi si sta ricominciando a viaggiare. Ecco, Zaia tra l'altro ha detto oggi che si va verso, insomma, in Veneto, zona bianca. Si spera che lo stato di emergenza termini al 31 di marzo, però anche rispetto alla scorsa volta la sento più ottimista, Minotto. Beh, sicuramente sì, abbiamo visto proprio un cambio di marcia proprio in questi giorni. Di sicuro abbiamo visto anche turisti americani che pareva impossibile potessero arrivare, arrivano, sono magari mediamente giovani, però hanno una percezione di sicurezza del nostro territorio, quindi sanno che essere poco esposti al virus, e se succede sanno che trovano una sanità pronta a garantire tutte le cure necessarie. Quindi devo dire che si è ripreso a viaggiare, abbiamo parlato anche con i capiscale, quindi anche i voli torneranno quasi al 2019 come numeri di voli nei nostri aeroporti. Già nell'imminente, no? Già in tempi rapidi, stanno proprio crescendo continuamente, quindi dovremmo arrivare con la bella stagione ad avere una normalità di trasferimento. Quindi anche la certezza di poter viaggiare, quindi di non rischiare di non avere il volo, come è successo purtroppo in quest'ultimo periodo, fa sì che ci sia una maggiore serenità nel prendere impegni come prenotare una vacanza. Chissà che insomma sia veramente la volta buona, no? Perché Venezia paga uno scotto, lo diciamo sempre, partito ancora prima del Covid, quindi poi sarà difficile, ci vorranno anni per riallinearsi. Da un punto di vista invece delle imprese alberghiere, qual è insomma la situazione anche sul fronte occupazionale? Fronte molto difficile, perché se non erro c'è anche la difficoltà di trovare persone che vogliano intraprendere queste professioni.
Allora, c'è stato un esodo sicuramente nella fase così lunga di inoperatività. La cassa integrazione obiettivamente non riusciva a garantire le esigenze di sopravvivenza delle persone. Molti si sono convertiti ad altri settori. È anche vero che in questo momento stiamo vivendo un po' in una bolla, perché stanno terminando un po' alla volta quelli che sono gli ammortizzatori sociali, anche noi ne beneficiamo ancora fino al 31 di marzo, con una forma ibrida tra il Covid e la forma ordinaria, però man mano che riprenderanno tutte quelle che sono la normalità lavorativa, di sicuro ci sarà un ritorno al nostro settore, che è sempre stato ricettivo di forza lavoro. Stiamo facendo un lavoro assieme agli operatori del mondo del lavoro per riattrarre e far tornare l'interesse nel nostro settore. La cosa che siamo sicuri che farà sì che ci sia una piena ripresa e coscienza che sia ancora uno sbocco professionale importante sarà la continuità del lavoro. È innegabile che oggi con le imprese che non sapevano cosa prevedere, se aprire o non aprire, e con comunque un 30% di strutture che sono più di 2 anni che non aprono, di sicuro a molti è venuta voglia di fare altro. Però i segnali sono positivi, la stagione estiva è garantita e lo sentiamo in modo particolare nelle spiagge. Come città d'arte stiamo riprendendo in questo momento anche più velocemente come quantità di persone, quindi quello che pensavamo sarebbe successo tra 2 mesi sta iniziando a succedere adesso, quindi di sicuro c'è un buon margine. Tante cose le dobbiamo ancora fare, stiamo lavorando, purtroppo non c'è la moratoria sui mutui, che è una cosa che era fondamentale, e un costo dell'energia che è pesantissimo. Altro grande problema. Che quindi anche quello non aiuta chi ha un dubbio di esporsi nel rischio di aprire. Cioè, l'albergatore che compra al supermercato, insomma, nelle aziende le materie, insomma, di approvvigionamento, il pane, la pasta, il pesce, si ritrova con il rincaro che deve aumentare. Garantire l'aria condizionata, l'energia, è da un rincaro. Cioè, alla fine tutto questo a fine mese si sente. È sicuramente, le bollette le abbiamo viste, le abbiamo viste già arrivare anche stando fermi. E quindi di sicuro prima di arrivare a una decisione. Però davvero, quello che è importante è sapere che si riparte e non ci si ferma più. Allora si fanno gli investimenti. Abbiamo tenuto duro per più di 2 anni. Finanziando le nostre aziende che non stavano producendo, lo faremo a maggior ragione nel momento in cui ci sarà la certezza di poter andare avanti. In questo momento sembra che ci sia, quindi stiamo mettendo i motori in moto proprio per poter andare avanti, ma ci siamo. Soddisfatto delle misure del governo Draghi, le ultime per le imprese proprio su questo tema? Allora, sono delle misure che sono un pochino deboli, pare che non sia per colpa del governo, non da una cattiva volontà, ma appunto la cosa più drammatica è stata quella della moratoria che è mancata sui mutui, che non durano neppure al momento per la fase emergenziale. Quello lì è un periodo che ci serve ancora un anno o due. Noi stiamo lavorando come associazione per trovare delle forme di credito anche alternative con dei fondi di investimento che possano aiutare le nostre aziende gestendo diversamente quello che è il modello bancario tradizionale. Speriamo che ci sia anche il buon senso da parte della Commissione europea nel concedere che ci sia un'ulteriore concessione di moratori. Altre cose, di sicuro dovrà esserci un impegno maggiore per quanto riguarda energie e consumi, quindi e tutti quelli che sono dei costi che in questo momento gravano eccessivamente sulle aziende. Anche perché l'Italia, insomma, il Veneto e l'Italia vivono grande, insomma, di turismo, con numeri che sono straordinari. Se non si potenzia questo settore sarà difficile. Grazie. Grazie a voi. Linea Pordenone. Caso Kronospan, questa mattina si è tenuta la conferenza dei servizi per il comitato ABC. Le integrazioni presentate dalla ditta presentano ancora delle criticità. Vediamo perché. Si è tenuta questa mattina la conferenza dei servizi, nella quale si è parlato nuovamente delle integrazioni al PAUR presentate da Kronospan Italia S.p.A. in merito all'ampliamento dello stabilimento della sede a San Vito al Tagliamento. Sentiamo quanto è emerso secondo Eleonora Frattolin, portavoce del Comitato Ambiente e Bene per le Comunità.
tutti i portatori di interesse hanno sollevato e richiesto in quella sede ulteriori integrazioni all'azienda e sollevato le carenze che non erano già state sollevate in sede di osservazioni depositate. Anche il Comune ha avuto una posizione forte ribadendo la sua posizione contraria e annunciando ad esempio che grazie a una consulenza e a una collaborazione credo anche con l'azienda sanitaria sta provvedendo a fare uno studio delle possibili ricadute epidemiologiche del progetto sulla popolazione di San Vito. Azienda sanitaria, ARPA e uffici regionali hanno richiesto ulteriore documentazione all'azienda sotto vari aspetti tecnici delle emissioni, delle ricadute sui punti sensibili. Noi come comitato abbiamo sostenuto che è chiesto la sospensione della conferenza di servizi perché secondo noi i due progetti Cronospan e Silva dovrebbero essere valutati in un unico procedimento, in un'unica autorizzazione e inoltre riteniamo che sia Cronospan che Silva siano carenti dal punto di vista della conformità urbanistica che dovrebbe essere alla base per poter procedere ulteriormente insomma con i lavori della conferenza dei servizi. Si è conclusa comunque la conferenza di servizi con le indicazioni da parte degli uffici che nei prossimi giorni manderanno la relazione contenente quindi la richiesta di tutte le integrazioni all'azienda che avrà tempo 30 giorni per fornire tutti i documenti e le informazioni richieste. In risposta invece alle ultime dichiarazioni del Managing Director di Cronospan Italia, il dottor Massimo Cenedella, sulle 7.000 firme raccolte dal comitato ABC per opporsi al progetto di ampliamento della ditta, Frattolin ha dichiarato: è evidente che se afferma che noi siamo andati in giro con dei moduli dove erano prestampati dei nominativi, non ha veramente idea di come si faccia una raccolta firme per una petizione regionale. La regione ha delle regole abbastanza rigide per la raccolta firme delle sue petizioni, i moduli sono predisposti dalla regione, non ci può essere niente di prestampato con nominativi prestampati, quindi noi abbiamo utilizzato le indicazioni della regione per la raccolta delle firme, sono state depositate tutte le 7.000 firme negli uffici regionali che le hanno verificate, quindi siamo assolutamente tranquilli in merito alla regolarità della nostra raccolta firme, abbiamo le copie di tutte le firme e siamo pronti a produrle davanti a qualunque autorità volesse controllarle. Sull'argomento abbiamo contattato telefonicamente anche il Managing Director della ditta Massimo Cenedella, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni. Per la 13enne Tomita Yume, vincitrice dell'ultima edizione del concorso Il Piccolo Violino Magico, che ha emozionato il pubblico nell'ultima serata dei concerti della stagione 2021-2022 di San Vito Musica. Sentiamo lei e il direttore d'orchestra, il maestro Domenico Mason, negli attimi prima di salire sul palco. Con questa sera si conclude la stagione musicale a San Vito al Tagliamento. Come è andata questa stagione 2021-2022? È stata una bellissima stagione, nel senso che gli appuntamenti sono stati ricchi di artisti di una certa levatura, l'orchestra ha suonato tanto e bene e quindi siamo dal punto di vista artistico molto soddisfatti. Speriamo in tempi migliori per quanto riguarda il Covid, perché insomma questo devo dire che scoraggia un po' le presenze, nonostante tutto comunque abbiamo uno zoccolo duro di pubblico che ci segue e ne siamo molto contenti.
Per quanto riguarda il concerto di questa sera, lei dirigerà anche la vincitrice del concorso Il Piccolo Violino Magico del 2021. Che cosa ci può dire dell'artista e anche un po' di questa esperienza? Sì, allora, come tutti gli anni, noi poi concludiamo la nostra stagione invitando anche d'inverno quella che è la vincitrice o il vincitore dell'anno precedente del concorso. Il concorso è il Piccolo Violino Magico, un po' il nostro fiore all'occhiello, e quindi insomma ne siamo orgogliosi e ci teniamo a chiudere la stagione appunto con il vincitore. Quest'anno la vincitrice è una ragazza di origine giapponese che vive e studia a Londra. È veramente eccezionale, devo dire che insomma abbiamo appena terminato di fare l'ultima prova ed è di una solidità, di una tranquillità che sono invidiabili per una ragazza di quell'età, insomma non dimentichiamo che ha 13 anni. Quindi un grande, grande piacere lavorare con artisti in erba ma di questo talento. Hai già vinto diversi concorsi internazionali, come ti senti? Ti sei abituata ormai o senti che è comunque qualcosa di speciale? Sento che è sempre molto speciale, sono infatti molto grata per tutte queste opportunità. Questa sera a San Vito sei la protagonista di un altro concerto, come ti senti e come è stato preparare questo spettacolo? È stato veramente molto bello e divertente. Ho avuto l'occasione di preparare lo Zigan che volevo suonare da molto molto tempo. Sono quindi molto contenta. Quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi sogni futuri? Dove ti vedi tra qualche anno? Mi piacerebbe molto suonare in grandi sale. Vorrei avere l'opportunità di esprimere la mia musica ad un grande pubblico. Tomita Yume è stata anche protagonista della prima giornata di eventi dedicati a giovani talenti nell'ambito dell'Alto Livenza Festival, che prosegue con il concerto di giovedì 10 febbraio alle 20.45 a Stevenà di Caneva, dove si esibiranno due talenti nostrani. Si tratta delle 21enni gemelle Eleonora e Beatrice Dall'Agnese, che formano da tempo un duo pianistico col quale affrontano sia il repertorio per due pianoforti che quello a quattro mani. Ed in quest'ultima versione che le pianiste presenteranno composizioni di Schubert e Brahms, tra le quali le celebri danze ungheresi. Eleonora e Beatrice nel 2018 si sono diplomate al Conservatorio Pollini di Padova, entrambe con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Hanno ottenuto numerosi premi sia singolarmente che in duo. Il concerto di giovedì è realizzato con la collaborazione del Comune di Caneva ed è raccomandata la prenotazione tramite il sito www.altolivenzacultura.it o con un'email a info@altolivenzacultura.it. E andiamo adesso a Udine con l'ospite in compagnia di Edoardo Anese. E con noi in studio Francesco Martinez, vice sindaco di Palmanova, ben ritrovato, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie. Facciamo un po' il punto, perché questa volta si tratta di una iniziativa, di una sua volontà personale, il fatto si tratta di questo percorso, ha acquistato una villa che riconvertirà in una di fatto struttura residenziale per bambini autistici, un grande gesto di solidarietà questo. Beh, io penso di sì, intanto dico grazie dell'attenzione. Beh, noi un'idea che è venuta da mia moglie, noi abbiamo un ragazzo autistico, adesso 18 anni, che abbiamo adottato, un bambino croato nel 2008, e quindi quando uno ha un problema in casa, poi mio figlio frequenta già un bellissimo centro, molto efficiente qua a Feletto, Umberto, che è il centro di progetto autismo FVG, e comprendendo, entrando un po' nel problema e conoscendo la situazione che c'è nella Bassa Friulana, parliamo di Palmanova e Trevignano, per esempio la Bassa Friulana, dove due anni fa sono stati censiti 264 casi di bambini autistici, abbiamo pensato con mia moglie di acquistare, con quanto mi ha lasciato mia sorella, che è vissuta nei due anni fa, che mi diceva quello che ti lascio è per tuo figlio, e la mia liquidazione, comprare una villa Liberty a Trevignano di Neve, dove noi abitiamo, per trasformarla in un centro di diurnato e residenziale per bambini
affetti da disturbi autistici, ha un bellissimo parco di terminamenti. Questi sono bambini che hanno bisogno di spazio, hanno bisogno di, certo, di luoghi molto, molto aperti dove poter esprimersi, no? E quindi questo va incontro chiaramente a un problema personale che abbiamo io e mia moglie, e andiamo incontro a, dico io, a dare risposte a un problema che hanno tante famiglie, dove il pubblico non ci arriva o arriva in ritardo o comunque ha difficoltà a soddisfare tutte queste esigenze. E noi abbiamo già, noi faremo un'associazione o fondazione, stiamo vedendo cosa fare, per dove entreranno anche altri genitori, e vi dirò che da quando la notizia è apparsa sui giornali abbiamo tante richieste di famiglie che ci dicono che vogliono portare i ragazzini lì. Quindi io mi auguro, siamo in fase di progettazione, che entro 2023 finalmente di inaugurare il centro, e quindi poi dar corso a questa struttura, che dico poi potrà usufruire anche di casa nostra, dove noi abbiamo, anche noi abbiamo una villa con dietro terreno, dove ci sta una piscina, abbiamo messo una vigna, un orto per, certo, poter fare esprimere questi ragazzi, faremo un laboratorio di pasticceria, quindi cerchiamo di costruire un po' un ambiente dove questi ragazzi vengono seguiti da educatori. E più io e mia moglie abbiamo una casa a Palmanova che stiamo trasformando in affittacamere, e il reddito di questa affittacamera andrà ad alimentare in futuro questa iniziativa, insomma. Quindi io penso che si tratti di un gesto di grande solidarietà, soprattutto anche nei confronti delle famiglie. Immagino che per i genitori non sia facile gestire situazioni del genere. Ebbene, non è facile, ci sono diversi gradi di difficoltà dei bambini autistici, ma vi assicuro che spesso le famiglie si trovano sole, si trovano abbandonate, perché non sanno, la scuola purtroppo non risponde in maniera, direi, efficace ed efficiente per un'integrazione di questi ragazzi. Quindi avere questi centri dove ci sono educatori specializzati che fanno dei percorsi individualizzati per ognuno, penso che sia una cosa importante. È chiaro che queste realtà private, e ce ne sono pochissime in questa regione, vanno dopo convenzionate con l'azienda sanitaria, perché chiaramente queste famiglie usufruiscono anche di incentivi finanziari per poter dopo sostenere una struttura che ha dei suoi costi, ma che penso abbia una sua importanza per la vivibilità delle famiglie, ma anche di questi ragazzi. Allora noi torneremo sicuramente sul tema. Intanto grazie al Vice Sindaco Martinez per essere stato con noi oggi. Grazie ancora. Grazie ancora. Linea che può tornare a Pordenone. La Polizia di Stato torna nelle scuole per combattere il cyberbullismo. L'evento Cuore Connessi è parte della giornata mondiale, appunto, contro il cyberbullismo. Sentiamo il servizio di Edoardo Anese. Tutto è pronto per la diretta streaming di hashtag Cuori Connessi, in programma domani dalle ore 10 sul canale YouTube della Polizia di Stato e sul sito cuoriconnessi.it. Polizia di Stato e UniEuro insieme in un grande progetto che ha l'intento di sensibilizzare e informare i giovani, gli insegnanti e i genitori su un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia per contrastare ogni forma di distorsione della rete. Per il secondo anno consecutivo parteciperanno alla diretta più di 4.000 scuole di tutta Italia e oltre 200.000 studenti. L'incontro è dedicato alle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Il momento storico che abbiamo vissuto ha sottratto ai giovani una parte significativa della loro socialità, sostituita dall'uso a volte compulsivo della rete, che non sempre è un luogo sicuro. In questo contesto, mettere al centro la sicurezza digitale dei ragazzi per noi è un impegno, per renderli consapevoli e indicare loro i rischi che uno spazio così importante di libertà può comportare. Hashtag Cuori Connessi è un ulteriore strumento di informazione con cui possiamo continuare a diffondere messaggi di cautela verso le potenziali trappole della rete ed essere sempre di più un punto di riferimento per le vittime di questo fenomeno. Commenta così Lamberto Giannini, capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza. Durante l'evento, dopo il successo dei primi due libri di hashtag Cuori Connessi, sarà presentato il terzo volume, hashtag Cuori Connessi, il coraggio di alzare lo sguardo, una nuova raccolta di storie che, seppur diverse per dinamiche, cultura e territori, sono unite da un comune denominatore, il rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete. Il libro è distribuito gratuitamente in 250.000 copie presso tutti i punti vendita UniEuro in Italia e presso i compartimenti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni nei capoluoghi di regione.
Finisce qui la prima parte del nostro notiziario. Adesso abbiamo un ospite in Veneto dove c'è Marco Nicodemo, l'avvocato Marco Nicodemo con Alessio Conforti. Dopodiché meteo, break pubblicitario e gli approfondimenti dalle redazioni di Udine e del Veneto. Saluto la mia collega Tania Pellegrini. Buonasera a lei direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Vi ricordo che dopo il telegiornale, come ogni lunedì, ci sarà la rubrica di Hermes Scaini, l'Arc di San Marco. Quindi non andate via. Grazie. Grazie con noi Marco Nicodemo. Senta, come cambia da un punto di vista così anche operativo la nuova provvedimento messo in campo dal governo sul fronte, insomma, dei lavori all'interno delle aule di giustizia? Partendo proprio da noi avvocati, adesso con questa nuova regolamentazione siamo appunto costretti, l'avevano già quasi tutti, però siamo costretti ogni volta a esibire il Green Pass, quindi c'è un fermo, c'è un più lentezza nel poter entrare dentro il palazzo di giustizia. Siamo tutti, anche i giudici, i cancellieri e tutto l'organico previsto nel tribunale, sono tutti muniti di Green Pass. Le uniche persone che possono entrare senza sono i testimoni o chi va per fare qualche domanda. Ecco, lì non c'è bisogno, non hanno bisogno stranamente del Green Pass, insomma. Ecco, chissà se il Covid, o meglio il post-Covid, aiuterà, faciliterà lo snellimento anche della burocrazia che riguarda questo settore. Lo stesso Mattarella, nel suo discorso di insediamento in Parlamento, in seduta comune, ha fatto riferimento al CSM che lui stesso chiaramente presiede. Che cosa ne pensa? Sì, sicuramente che questo lei è partito dai livelli altissimi della magistratura e sicuramente tutte queste situazioni... Che è dall'alto che... Sì, no? Che poi arriva in basso, sì, è vero questo, si parte anche dalla Cina per arrivare alla base. Anche se su altro però è basso, no, è vero, che è vero in effetti che deve partire da lì la riforma. Infatti tutti ci aspettiamo, come ha detto lei, che adesso Draghi con i ministri addetti ponga in essere questa riforma del CSM e quindi si arrivi veramente a qualcosa di nuovo che possa snellire tutti questi organici, questi organi burocratici anche che hanno dei che rendono un po' più lenta la magistratura. Anche perché il tema, per esempio, insomma, dell'ufficio del giudice di pace non è dimenticato, perché alcune realtà, insomma, suggeriscono di reintrodurre nuove sezioni laddove erano prima. Chissà se tra Porto Gruarese e Pordenonese ci sarà un cambiamento. Ma sicuramente lei va a toccare, a mettere il dito sulla piaga, sicuramente bisognerà rimettere mano a tutta questa vicenda, anche a partire proprio, adesso partiamo dal basso, a partire proprio dal giudice di pace. Adesso siamo tornati al basso. Sì, siamo tornati al basso, bisogna sicuramente ripartire da lì e rivedere anche negli organici e rivedere anche di nuovo una riorganizzazione degli uffici, anche sicuramente degli uffici territoriali, perché continua in Porto Ruaro a sentirsi di nuovo la mancanza del giudice di pace o delle due figure che noi avevamo al nostro interno. Comunque, come ha detto lei, non è impossibile che si possa auspicare, si possa arrivare un giorno a un rientro del giudice di pace. Lì è la politica che però deve farla. Sicuramente è la politica, nessun altro può fare, deve essere la politica che si mette lì con calma e cerca riuscire a riportare una funzione importantissima a Porto Ruaro. Da Porto Gruarese che effetto le fa questa, insomma, notizia sul ring che è confermata, insomma, l'amministrazione procede direttamente verso questo anello urbano? Ma anche questo, io ne ho parlato anche con delle persone dei tecnici di questo ring. Mi hanno fatto sorgere una domanda a cui però non so dare ancora una risposta. Che cosa faremo di tutte le rotatorie che sono state fatte? Perché vado col buon senso del cittadino della strada, del normale uomo, certo, della strada, e mi domando se c'ho già un ring che giro attorno, cosa faccio attorno alle rotonde? Cioè, cosa serve? Beh, si eliminano, oggi? Però una è appena stata fatta. Bisogna spiegare alla gente questo. Ma è quello che voglio capire. Ma siccome non abbiamo poi la politica dice, ma l'ha fatto prima. Sì, è stato fatto prima. Adesso cosa facciamo? Le buttiamo via? Vengono tenute nel ring? Che cosa succederà di tutte queste? Quindi anche questo mi viene la prima domanda, chiaro, che mi sono posto. Staremo a vedere. Vedremo. Grazie. Grazie a voi. È stato con noi Linea Pordenone.
Buongiorno da ARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Sull'Italia settentrionale affluiscono sostenute correnti da nord, che inizialmente saranno ancora piuttosto fredde. Da martedì l'anticiclone si consoliderà sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo stabilità atmosferica anche sulla regione. Andiamo nel dettaglio. Martedì 8, cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura. Al mattino in quota soffierà ancora vento da moderato a sostenuto da nord-ovest. Farà freddo al mattino, più mite poi in giornata. Lo zero termico salirà a 2700 metri circa in serata. Le temperature. Le minime sulla pianura tra meno 4 e 0, sulla costa tra 2 e 5 gradi. Le massime sulla pianura tra 10 e 13, sulla costa tra 9 e 12 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 1 a 2000 metri meno 4 gradi. Mercoledì 9. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Marcata inversione termica nei bassi strati, specie nelle ore notturne, con zero termico a 3200 metri circa. Le temperature. Le minime sulla pianura tra meno 3 e 0, sulla costa tra 2 e 5 gradi. Le massime sulla pianura tra 10 e 12, sulla costa tra 9 e 11 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 4 a 2000 metri 6 gradi. Grazie, a domani! Ben ritrovati dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo l'edizione di stasera del nostro telegiornale vedendo quello che è l'andamento della pandemia in regione. Oggi su 2136 tamponi molecolari sono emersi 88 nuovi positivi, con una percentuale quindi del 4,11%. Sono inoltre 5872 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 556 casi, percentuale al 9,46%. Ammontano quindi a circa 650 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, scendono a 41 le terapie intensive, mentre 479 sono i pazienti ricoverati in altri reparti. Vedendo invece l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione e la fascia più colpita, anche oggi si conferma essere quella dai 40 ai 49 anni. 5 è il numero dei decessi nelle ultime 24 ore. E facciamo il punto perché da oggi sono entrate in vigore le misure previste dall'ultimo decreto Covid, che introduce importanti novità, soprattutto per quel che riguarda il fronte della scuola, ma così come nei confronti delle certificazioni verdi, nei confronti delle zone rosse, nelle quali non saranno più previste alcune limitazioni per i vaccinati a ciclo completo, quindi anche con la dose booster. Sul fronte scuola niente DAD per gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti da meno di 120 giorni, indipendentemente dal numero dei contagi in classe. Novità anche per quanto riguarda le quarantene per le persone che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. Da ora anche per i non vaccinati sono previsti 5 giorni di quarantena anziché 10. Il provvedimento si applica alle persone asintomatiche. Chiaramente la cessazione della quarantena è condizionata dall'esito negativo di un test finale rapido o molecolare. Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 anche per i 5 giorni successivi. Sul fronte Green Pass invece le certificazioni verdi rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia illimitata senza necessità di nuove vaccinazioni. Infine sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato. È estremamente importante esaminare e approfondire gli aspetti di questo tipo di decessi affinché attraverso la prevenzione in futuro si riesca a evitare che tali fenomeni si ripresentino. Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi in occasione della presentazione del registro regionale delle morti cardiache improvvise alla presenza tra gli altri del direttore della struttura complessa di cardiologia Gianfranco Sinagra. Dopo aver ricordato
lamentato la funzionaria regionale Alessia Clocchiatti, prematuramente scomparsa, la quale seguì tra l'altro la predisposizione del progetto. Riccardi ha sottolineato come il registro abbia il merito di favorire un approccio multidisciplinare, in quanto va a coinvolgere diversi ambiti della medicina, in particolare ad esempio per gli esami chimico-tossicologici e per le analisi genetiche che fanno parte del percorso di studio dei casi. Sentiamo nel prossimo servizio le parole dell'assessore regionale Alessia Rosolen a margine della conferenza stampa di presentazione di Attiva Giovani. Sentiamo le sue parole. Assessore Rosolen, la Regione Friuli Venezia Giulia propone l'edizione 2022 di Attiva Giovani con novità importanti rispetto al passato. Beh, la novità più importante è che ci sono 59 soggetti del territorio regionale che si occuperanno di progettare e attivare tutta una serie di attività a disposizione di quelli che vengono in maniera ampia definiti NEET, ossia giovani tra i 18 e i 30 anni che non studiano e non lavorano. È, come ho avuto modo di dire, l'assunzione di una responsabilità condivisa da parte di soggetti che non avrebbero come loro fine primario l'educazione dei giovani, e quindi in particolare gli enti della formazione e le scuole, ma anche di tutti i soggetti presenti sul territorio, associazioni di categoria, cluster e altre ditte private che si mettono a disposizione di questo territorio per recuperare e dare possibilità diverse ai ragazzi. La misura è incardinata nella legge sulla famiglia. È incardinata nella legge sulla famiglia proprio perché si tratta di una responsabilità condivisa che deve dare risposta ai giovani del nostro territorio. Sono 1.800.000 euro a valere sul bilancio regionale per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, ma ripeto, il dato più importante è la proattività di comuni, enti, associazioni, istituzioni, enti di formazione che mettono a disposizione le loro sedi, il territorio, la conoscenza per radicare un senso di appartenenza nei ragazzi e costruire un'identità che parte dalle cose concrete del nostro territorio. Infine, non si tratta di una formula statica, ma cercate anche di trovare una maniera più accattivante per avvicinare questi ragazzi che non studiano e non lavorano. Questo spetta ovviamente agli enti di formazione che sono i capofila del progetto, ma ecco, la finalità non è semplicemente il trasferimento di nozione o un'attività semplice di formazione, è proprio far sentire qualcuno parte della comunità nella quale vive e a conoscenza di quelle che sono le opportunità che la comunità gli riserva. Nel primo pomeriggio di ieri a San Pietro al Natisone è scattato un allarme incendio in un'attività commerciale che ha visto il garage al piano inferiore andare a fuoco. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli, che hanno immediatamente estinto le fiamme che avevano coinvolto un'auto e alcuni materiali di varia natura presenti nel locale. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse al negozio e all'abitazione attigua. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. La scorsa notte il Friuli Venezia Giulia è stato interessato da un debole vento freddo da nord, seguito da correnti settentrionali invece molto intense. Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo gialla su tutta la regione per vento forte per tutta la giornata di oggi. La fase acuta si è vista tra le 8 del mattino e le ore 14, un mattino caratterizzato da forte vento da nord che ha interessato prima la zona montana e successivamente si è propagato anche in pianura e sulla costa, in quota qualche raffica superiore ai 100-120 km orari, qualche improvvisa raffica forte anche a fondovalle, su pianura e sempre sulla costa.
Ieri mattina, intorno alle ore 9:30, nello specchio d'acqua di fronte al Molo Audace a Trieste, probabilmente a causa di una manovra mal calcolata, un motoscafo è andato ad impattare contro una canoa condotta da una ragazza, la quale stava svolgendo assieme ad altri il suo allenamento mattutino. Nell'impatto l'imbarcazione leggera si è ribaltata e la giovane, essendo legata alla canoa con gli strappi, è rimasta con la testa dentro l'acqua e i piedi bloccati. Fortunatamente un'altra ragazza si è subito tuffata in mare per slegarle gli agganci e liberarla. La giovane atleta vittima dello scontro, chiaramente in stato confusionale, è rimasta lievemente ferita ed è stata presa in carico dagli uomini della capitaneria di porto, i quali l'hanno riportata a riva, dove ad aspettarla c'era il personale sanitario del 118 che le ha prestato le prime cure del caso. Andiamo avanti con un servizio, perché è stata affidata a Progetto CMR la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine. A ciò si aggiunge il fatto che per la nota classifica britannica Times Higher Education l'Università Friulana è tra i 30 migliori giovani atenei al mondo, tra le eccellenze le materie sanitarie. Sentiamo adesso tutti i dettagli nel prossimo servizio. Si tratta di un edificio che dovrà ospitare attività ad alto contenuto tecnologico, rispondere alle più attuali norme sismiche ed essere all'avanguardia in materia di risparmio energetico, impiantistica e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'obiettivo dell'intervento che sta seguendo il progetto CMR, arrivato alla fase di progettazione definitiva, è la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Area Medica, da edificare sull'area dell'ex convento dei Frati Cappuccini di Piazzale Colbe a Udine. L'edificio si articola in due corpi distinti, uno dedicato alle aule e uno ai laboratori. Ospiterà anche gli uffici dei docenti, che si affacceranno, seguendo la planimetria, a corte dell'ultimo piano su un giardino pensile. Il progetto per la nuova area medica dell'Università di Udine è un progetto di estrema importanza per il progetto CMR. È un progetto che prevede la realizzazione di un'area dedicata alle aule, alla formazione, alla didattica, e un'altra area dedicata invece ai laboratori di ricerca più gli uffici dei docenti, che si affaccerà su un giardino pensile. È un complesso costituito da due corpi di fabbrica che si va a collocare all'interno dell'ex convento dei Frati Cappuccini e che si colloca in stretta vicinanza con l'ospedale di Udine, mettendo ancora più in risalto il collegamento tra il centro urbano e la parte più esterna della città. Questo importante progetto si aggiunge ai numerosi cantieri già in corso nelle diverse sedi universitarie e farà compiere passi significativi nello sviluppo edilizio funzionale dell'Ateneo, ha sottolineato il rettore Roberto Pinton. Il progetto rappresenta un investimento per il futuro non soltanto della nostra università, ma anche della città di Udine e dell'intero Friuli. L'intervento è destinato a rappresentare un punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo dell'area di questa parte di città. Uno degli obiettivi è proprio quello di rendere virtuoso il complesso sistema di interazione tra i due corpi di fabbrica, aule e laboratori, della nuova architettura con gli spazi esterni e con il contesto urbano, mantenendo un altro grado di flessibilità. Parliamo di sport, perché ieri sera nel match di cartellone con Pinerolo la CDA Talmassons cede al quinto set al termine di una gara ad alta tensione ma non decisiva per il primato in classifica di Serie A2. Una grande soddisfazione per le ragazze di Barbieri, vera sorpresa di questo girone. Giocarsi il primato con una delle favorite al salto di categoria. Talmassons inizialmente schiera il sestetto titolare con capitan Nicolini in regia, Obossa posto con Ceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggi Pinto come libero. E ancora volley, perché con la partita di ieri l'Itas Ceccarelli Group Libertas di Martignacco ha allungato la striscia positiva conquistando un'importante vittoria. Nella settima di ritorno del girone B della Serie A2 femminile, la truppa di coach Marco Gazzotti batte per 3-1 il Vicenza, nonostante le assenze di Roberta Carraro e Alice Barbagallo. Il rientrante coach Gazzotti in avvio sceglie Ghibaudo al palleggio, rossetto posto, capitan Pascucci e l'altra rientrante Milana in banda, Mazzoleni e Modestino al centro, Tellone invece ha ricoperto il ruolo di libero.
Lo sport ha una grande capacità di trasmissione di valori al pari delle feste organizzate dalle associazioni senza scopo di lucro, le quali coinvolgono una grande quantità di persone di tutte le età e un veicolo perfetto per portare avanti i concetti della sostenibilità ambientale. Per questi motivi anche nel 2022 la Regione è pronta a erogare oltre 500.000 euro di contributi per eventi sportivi e feste. Ecco, l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha annunciato l'apertura della finestra temporale già dal 1 al 15 febbraio per richiedere i contributi per la realizzazione di iniziative ecosostenibili da parte di associazioni senza scopo di lucro e alle società sportive professionistiche, così come società e associazioni sportive dilettantistiche con sede operativa sul territorio regionale. Alle prime luci del mattino a Monfalcone controlli su biciclette e monopattini al fine di tutelare una corretta sicurezza stradale. Sentiamo allora tutti i dettagli nel prossimo servizio. Per tutelare la sicurezza sulle strade, la Polizia Locale di Monfalcone ha eseguito una nuova operazione di controllo biciclette e monopattini alle prime luci di questa mattina. Infatti, alle ore 5.30, con un dispositivo di sicurezza di 4 uomini, sono stati sottoposti a controllo 481 ciclisti ed irrogate 30 sanzioni, oggetto del controllo via Rossini. Le violazioni risultano inerenti il mancato uso delle prescritte luci, la circolazione sul marciapiede ed il mancato uso del giubbotto, delle bretelle ad alta visibilità. Nello specifico le sanzioni irrogate sono state 6 per la mancanza del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità conducendo il monopattino, 4 per la circolazione con la bicicletta sul marciapiede, 20 per il mancato possesso delle luci essenziali per circolare con la bici. Controlli mirati alla sicurezza dei conducenti, dei velocipedi, ma anche a tutela degli automobilisti, perché in caso di collisione con un velocipede che sta violando una norma del codice della strada c'è il rischio di lunghe sospensioni della patente a carico del conducente dell'autovettura, commenta così il sindaco Anna Maria Cisinte. L'obiettivo è informare grandi e piccoli ciclisti e sottolineare l'importanza delle luci per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada, specifica il comandante Rudy Bagatto. Nel 2021 sono stati controllati 4.210 velocipedi, irrogando 842 sanzioni per uso non corretto della bicicletta, 47 invece le sanzioni ai monopattini elettrici. Questa mattina per un banale guasto ad un segnale sono stati numerosi ritardi per i treni in Friuli Venezia Giulia. A farne le spese, come comunicato in un post sui social, anche l'esponente renziana e già segretaria regionale del PD Antonella Grimm. Lo sottolinea il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Cristian Sergo. Tutto questo dimostra come anni di immobilismo in attesa di grandi opere mai realizzate, di grandi appalti miliardari, non hanno permesso l'adeguamento e il potenziamento della linea esistente, commenta Sergo. La scarsa manutenzione e attenzione ai veri problemi dei pendolari portano a questi disagi. Basta vedere la situazione della stazione di Udine, dove per realizzare un ascensore non sono bastati 3 anni. È abbastanza strano che chi ha potuto governare il paese ininterrottamente dal 2011 al 2018, dal 2019 ad oggi, parli di immobilismo e scarichi la responsabilità su chi da 9 anni chiede di realizzare le opere effettivamente necessarie per il nostro territorio e di smetterla con la logica delle grandi opere che hanno solamente rallentato i trasporti di questa regione, conclude così il consigliere del Movimento Pentastellato. Un'urgente e non più rinviabile modifica il codice dei contratti e quanto chiede alla politica regionale. Tramite questa al Parlamento la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, che nella conferenza stampa annuale di bilancio ha ribadito oggi a Udine l'importanza della questione. Il momento è ora, ha spiegato il presidente di Lega Coop Friuli Venezia Giulia Livio Nanino, visto che la legge delega il codice dei contratti rientra nel pacchetto PNRR ed è importante che tutte le categorie su questo tema siano compatte nell'affermare la necessità di un reale intervento. Con gli oltre 220.000 soci delle cooperative associate a Legacoop Friuli Venezia Giulia, un valore della produzione di quasi 1,5 miliardi di euro, l'associazione rappresenta un osservatorio privilegiato sul movimento cooperativo e di conseguenza sull'andamento economico del territorio.
La polizia locale smentisce la denuncia fatta sui social dal consigliere comunale di Trieste Ugo Rossi, il quale aveva dichiarato in un video postato su Facebook di avere subito delle violenze anche in caserma dopo l'arresto dello scorso fine settimana. Allora sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Come ormai noto, nella giornata di venerdì Ugo Rossi, il consigliere comunale del Movimento 3V di Trieste, aveva nuovamente fatto parlare di sé. Al ricreatorio Toti, infatti, Rossi era stato arrestato dopo essere entrato nella struttura senza il Green Pass per partecipare alla riunione di una commissione comunale. Entrando aveva inoltre colpito l'assessore Nicole Matteoni, che ha già presentato denuncia. Lo stesso consigliere era poi stato rincorso dagli agenti, che alla fine lo avevano immobilizzato e arrestato con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. La stessa sera sui social il consigliere comunale aveva denunciato delle possibili violenze da lui subite, accuse queste che sono state immediatamente smentite dalla polizia locale. Il consigliere in serata aveva fatto un video denunciando un ulteriore pestaggio in caserma e un atteggiamento non consono da parte dei medici. Da parte invece della polizia locale la ricostruzione viene definita completamente falsa e si sta valutando se procedere con un'ulteriore denuncia del consigliere. A ciò si aggiunge il fatto che Ugo Rossi è già stato condannato lo scorso 13 di gennaio in primo grado a una pena di 5 mesi, sempre per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in occasione della sua sortita davanti all'ufficio postale di San Giovanni durante la campagna elettorale. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Chiudiamo con una notizia che arriva da Legambiente Friuli Venezia Giulia, la quale nelle scorse ore ha incontrato il sindaco di Dignano Vittorio Orlando e l'assessore all'ambiente Vanessa Orlando per fare il punto sul progetto di una mega cava situata in comune di Flaibano a confine con il comune di Dignano. Il sindaco, illustrando il progetto, ha ribadito la contrarietà dell'amministrazione all'opera per il rilevante impatto sull'ambiente, sul consumo di suolo e sul sistema viario locale, considerando sia l'inquinamento dell'aria, le polvere e il rumore, il rischio di incidenti e l'usura delle infrastrutture stradali. L'opera si svilupperà su terreni agricoli sottoposti nel corso degli anni a interventi di riordino e di irrigazione a pioggia, come ha ricordato il sindaco, effettuati tra l'altro con soldi pubblici che fra l'altro rientrano negli ambiti di ammodernamento irriguo recentemente finanziati dal PNRR. Con questo era davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguiti, appuntamento a domani con una nuova edizione del nostro telegiornale. Adesso un piccolo break pubblicitario e dopo linea al collega del Veneto. Grazie, buon proseguimento di serata qui su Telepordenone. La curva dei contagi migliora in tutta Italia, compreso ovviamente il Veneto. Ben ritrovati anche dalla nostra redazione. Ne parleremo nel corso del telegiornale dell'andamento Covid e anche insomma dell'evoluzione positiva al momento, insomma relativamente alla pandemia. Un pescatore è stato invece salvato questa mattina dalla Guardia Costiera al Lido di Venezia. L'uomo era uscito in mare attorno alle 5 e la moglie, non vedendolo rientrare come solitamente faceva attorno alle 7, ha dato l'allarme. I militari lo hanno trovato in stato di semi-incoscienza disteso sul frangifrutti attorno alle 10.30. Dopo le manovre di primo soccorso è stato affidato al SUEM 118 e trasferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Cade con la mountain bike, batte la testa, ciclista si ferisce in montagna e viene trasferito all'ospedale di Treviso. È accaduto ieri mattina attorno alle 10 quando l'elicottero del SUEM è intervenuto in zona Volpago del Montello per soccorrere un uomo di 48 anni che stava scendendo con alcuni amici il percorso gongolo tracciato che solca un ripido canalone. Improvvisamente però è accaduto il peggio. Il ciclista residente a San Martino di Lupari, comune del Padovano, è stato sbalzato dalla due ruote finendo a terra e perdendo conoscenza. L'equipe medica assieme al soccorso alpino ha raggiunto l'infortunato prestando le prime cure del caso e disponendo il trasferimento al Caffoncello dove si trova ricoverato. Non è stato l'unico intervento degno di nota sulle vette venete. Attorno alle 11.30 al soccorso alpino di Cortina è stato invece allertato per un escursionista di 56 anni scivolato sul ghiaccio. L'uomo di Limana aveva battuto il capo mentre stava scendendo assieme alla moglie e alcuni amici sulla strada che dal lago d'Aial porta a Piano Zes.
I sanitari hanno ipotizzato per lui un trauma cranico, circostanza che ha consigliato un controllo approfondito in ospedale. Rompevano con un martello gli specchietti delle auto cercando poi di staccarli dai veicoli. Accade anche questo in particolar modo a Mestre, ma sono stati sorpresi poco dopo in flagranza di reato grazie alla segnalazione di un residente, venendo denunciati per danneggiamento aggravato in concorso. Nei guai due quindicenni trovati dagli agenti con l'arnese utilizzato per le scorribande e alcune ferite ancora visibili alle mani. Il fatto è accaduto nel fine settimana nella zona del quartiere Piave. La coppia, all'arrivo della volante, stava danneggiando un'auto nell'area circostante. I poliziotti hanno trovato gli altri 12 veicoli finiti al centro del comportamento al momento inspiegabile dei due giovani. Dopo la denuncia sono stati riaffidati ai genitori. C'è la tecnica del finto link, uguale a quello del proprio istituto di credito, o quella che induce i venditori di un qualche bene ad accreditare, non si sa per quale motivo, del denaro sul conto corrente di chi invece dovrebbe comprare. Sta di fatto che le truffe online non si placano e anche di recente nella Marca Trevigiana i carabinieri sono riusciti a denunciare 3 persone ritenute responsabili di aver sottratto indebitamente alle loro vittime circa 14.000 euro. Il primo caso ha riguardato un 23enne del Foggiano che, secondo i militari, aveva dapprima inviato sul cellulare di un operaio di 30 anni di Riese Pio X un falso link simile a quello di Poste Italiane, inducendolo in errore e facendosi mandare la somma di 12.000 euro su carta ricaricabile. La seconda vittima invece è un impiegato di 25 anni che, avendo messo in vendita su internet pezzi di ricambio di moto, è stato convinto da 2 pregiudicati di 34 e 25 anni residenti in provincia di Roma a versare la somma di 1.000 euro su carte prepagate. Infine, il terzo episodio è quello che riguarda un 42enne di Pisa, risultato intestatario della carta sulla quale un giovane 18enne trevigiano aveva effettuato ricariche per circa 500 euro, convinto erroneamente di riscuotere il pagamento per alcuni cerchi in lega messi in vendita su una piattaforma di e-commerce, venendo quindi raggirato. Rotta balcanica, 10 stranieri scoperti in un camion che trasportava gomme. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio. Erano stipati all'interno di un camion proveniente dalla Romania che trasportava pneumatici. 10 stranieri in condizione precaria, dato il lungo viaggio, sono stati scoperti nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nell'area di servizio della A4 ad Arino di Dolo, nel Veneziano. A chiamare le forze dell'ordine un autotrasportatore allarmato dai rumori provenienti dal semirimorchio del mezzo pesante. Il sopralluogo ha consentito agli agenti di imbattersi nel gruppetto. 7 erano minori di nazionalità afghana in fuga dal paese di origine. Gli altri 3 invece bengalesi maggiorenni ai quali erano stati sottratti i documenti. Tutti erano entrati clandestinamente nel territorio nazionale. Dopo i primi accertamenti sanitari per la verifica dell'eventuale positività al Covid-19, i giovani sono stati accompagnati in questura per essere rifocillati e poi, al termine degli accertamenti, affidati a una struttura specializzata nell'accoglienza di minori non accompagnati, come disposto dal sostituto procuratore del Tribunale per i Minori di Venezia. Dopo essere partiti dai paesi di origine e transitati in diversi stati del Medio Oriente, i 10 erano giunti in Romania, dove avevano vissuto per alcuni mesi in attesa di poter raggiungere parenti e amici residenti in diversi paesi dell'Europa occidentale. Come emerso dai racconti degli interessati, resi noti dalla questura, il flusso irregolare avveniva tramite un sistema organizzato che prevedeva per i migranti inizialmente di giungere in Romania per poi transitare verso altri stati della Comunità Europea previo pagamento anticipato dell'importo pattuito. A carico dell'autista del camion è stato aperto un fascicolo per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. E si parla molto ormai da mesi degli aiuti che arrivano in Italia e che arriveranno anche quest'anno in Italia, il famoso PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 229 miliardi di euro.
destinati al bel paese, di cui 25 miliardi destinati ad investimenti in Veneto. La stessa regione, affinché chiaramente le operazioni vengano effettuate con la massima trasparenza e che soprattutto le somme non finiscano nelle mani di qualcuno poco avvezzo all'utilizzo proprio di questi soldi, sigla un protocollo con la Guardia di Finanza, siglato il tutto oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale. Favorire lo scambio di informazioni in relazione agli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È questo l'obiettivo del protocollo sottoscritto oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, tra il Veneto e la Guardia di Finanza. È il primo esempio in tutta Italia. Il documento, il cui obiettivo è assicurare un flusso reciproco di notizie utili e di dati al fine di una maggiore efficacia nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, è mirato a favorire tutte le misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni degli interessi economici e finanziari connessi alle misure di sostegno. Dei 229 miliardi di euro che rappresentano la partita nazionale del PNRR, almeno 25 miliardi sono quelli per investimenti nel Veneto. 200 e passa miliardi non devono essere spesi e basta, ma devono costituire un investimento. E per far sì che siano un investimento, noi dobbiamo far sì che finiscano nelle giuste mani, finiscano in progetti seri, non finiscono nelle solite piccole banalità che traducono l'impiego di queste risorse in una spesa improduttiva. E poiché queste sono risorse che in parte bisognerà restituire a chi ce li ha prestati, perché in fondo una parte è un prestito, noi dobbiamo investirli, perché solamente gli investimenti sono in grado di produrre redditi che poi consentono di ripagare gli interessi. Ma abbiamo anche un obbligo morale. L'obbligo morale è che questo debito lo contraiamo noi oggi, ma lo pagheranno le future generazioni, i nostri figli, le nuove generazioni. E un paese serio deve avere a cuore questa cosa. Stiamo andando verso la zona bianca. Sono le parole del presidente della regione Luca Zaia nel commentare l'andamento della pandemia veneta. Abbiamo 125 persone in terapia intensiva. La curva sta continuando a scendere ormai da giorni. Per il governatore bisogna continuare ad avere la massima attenzione, ma penso, ha detto, che ormai il virus si sia endemizzato. 2.900 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, un numero solitamente basso per le rilevazioni domenicali. Sabato si era attorno alle 10.000 unità, ma comunque un trend che continua a scendere. Per quanto riguarda invece le vittime, sono 14 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Da oggi in Italia intanto meno restrizioni e più aperture, anche se il governo si mantiene prudente, il Green Pass non verrà modificato. La curva dei contagi scende in circa due terzi delle province del bel paese, i valori dell'incidenza però sono ancora elevati. Super Green Pass con durata illimitata, nuovo sistema per le quarantene dimezzate a 5 giorni per i non vaccinati e per le didattiche a distanza, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe. Addio poi all'obbligo delle mascherine all'aperto in zona bianca da venerdì prossimo, quando anche le discoteche potranno riaprire con certificato rafforzato, mascherine ma non in pista e capienza al 50%. La roadmap per il ritorno alla normalità segna il via proprio in queste ore, anche se si riparte con prudenza, visto che appunto si sta aprendo una nuova fase per il paese. Siti delle aziende sanitarie venete vulnerabili, i dati sensibili dei cittadini non sono al sicuro. Dopo l'attacco hacker all'azienda Euganea non è cambiato nulla, lo dice Anna Maria Bigon, consigliera del Partito Democratico in Regione. La falla nei siti è inquietante, dice, perché si tratta di dati sensibili e perché è una scoperta che arriva a breve distanza dall'attacco hacker al portale dell'ULS Padovana. A distanza di due mesi, sul fronte della sicurezza informatica non è cambiato nulla e tutto ciò è molto grave. La regione corra ai ripari. E intanto, fino alla giornata di domani, persiste in tutto il Veneto lo stato di attenzione per vento forte. Fase operativa segnalata
dal centro funzionale decentrato della protezione civile fino appunto alle ore 9 di martedì 8 febbraio. Venti saranno forti e molto forti sui rilievi anche nelle valli e nelle zone pedemontane con frequenti raffiche di fen. I venti potranno essere forti anche in pianura e sulla costa. A giovarne è la qualità dell'aria, visto che smog e polveri sottili, grazie al cambiamento meteorologico, tornano a livelli verdi. 25 sono invece i comuni che risultano nell'elenco per l'individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali di rilevanza regionale che si sono abbattuti, lo ricorderete, in Veneto lo scorso 6 ottobre 2021 e riconosciuti con la dichiarazione dello stato di crisi. Si tratta di 18 comuni in provincia di Padova, 5 di Rovigo, 1 di Vicenza e 1 di Venezia. Stiamo parlando di Cavarzere. L'elenco risultato del censimento definitivo dei danni subiti al patrimonio privato è stato pubblicato, oltre ovviamente a quello delle imprese, nel bollettino ufficiale regionale del Veneto. Gli antichi muri di terrazzamento di Longarone, andiamo nel bellunese, i cosiddetti murazzi, sono stati ripuliti e liberati dalla vegetazione che li aveva ricoperti nel corso degli anni. Nel weekend, su richiesta dell'amministrazione comunale, il soccorso alpino di Longarone ha provveduto a riportare sassi a vista il prezioso manufatto che ospita gli orti sociali gestiti dalla cittadinanza, operando per un'intera giornata. È andato al soccorso alpino, ovviamente, il ringraziamento della comunità. Porto Gruaro, patto per la letteratura, ma non solo. Sentiamo quali sono le novità, parlando di cultura, per i primi mesi dell'anno nella città sulle rive dell'Emene. L'abbiamo fatto incontrando oggi il sindaco in municipio, Florio Favero. Porto Gruaro, città d'arte e di cultura, ma non legata soltanto al Festival Internazionale di Musica e alla stagione teatrale, ma anche ad altre importanti iniziative, ad esempio il Patto Città di Porto Gruaro per la lettura. E anche quest'anno avremo il secondo anno del Festival del Libro per ragazzi e bambini, i più giovani, un festival che ha avuto grande successo l'anno scorso in piena pandemia e che quest'anno vorremmo riproporre, quindi tanti artisti che arriveranno a Porto Gruaro, tanti illustratori e che riempiranno le strade e i luoghi più belli della nostra città. Ecco, quindi parliamo del premio Bettoni. Quest'anno ricorre il 180° anno della morte di Niccolò Bettoni, uno dei più grandi tipografi a cui dobbiamo dare le stampe dei grandi classici. Questo grande tipografo è un nostro compaesano, a lui ricorderemo in questa occasione, nel secondo Festival del Libro per Bambini e Ragazzi, questa grande figura con il primo premio nazionale. Per autori, per editori e per artisti che vogliono partecipare, per ricordarlo, con albi illustrati per bambini dai 3 ai 10 anni. Ecco, signor Sindaco, tutta una serie di iniziative che pongono in evidenza il ruolo della Biblioteca Civica di Porto Gruaro, che ricordiamo è una delle più importanti dell'area metropolitana di Venezia, sia per patrimonio librario che audiovisivo. È una realtà storica che ha tanti iscritti, tante persone che partecipano attivamente, è il fulcro, è il punto principale dell'attività culturale della nostra città. E su questo dobbiamo investire sempre di più perché i bambini e i ragazzi in questo periodo hanno sempre più bisogno. In Veneto orientale lutto per la scomparsa di Toni D'Avanzo, avrebbe compiuto 72 anni a maggio, il re delle barzellette. I suoi numerosi sketch a decine registrati su YouTube hanno fatto ridere e tenuto alto il morale del pubblico che lo ha conosciuto e amato anche in diverse emittenti televisive. Resterai sempre un mito, fai buon viaggio, questa insomma il messaggio più ricorrente sui social, ma non solo. Vutu che te conte l'ultima era il motto di Toni D'Avanzo, che se n'è andato raccontando barzellette come aveva fatto in una vita di spettacoli dal vivo, a teatro e poi anche in televisione. Uomo dal senso dell'umorismo innato e la capacità di divertire anche nelle situazioni più impensate, aveva capito di possedere l'arte dell'intrattenimento continuando a coltivarla e a esibirsi pubblicamente come attore e comico durante tantissimi eventi
negli ultimi decenni sul Basso Piave, ma non solo, funerali che saranno fissati a breve. Rubano i fiori dalla tomba e li buttano nel cestino. Succede a Mansue, nella Marca trevigiana. Sono stati segnalati alcuni episodi che caratterizzano da qualche settimana lo stesso loculo di un uomo deceduto nel dicembre scorso, residente a Cavalier di Gorgo al Monticano, ma le cui spoglie riposano al cimitero di Mansue, località di cui erano originario. La moglie ha fatto segnalare purtroppo il fatto, su cui dovranno indagare ovviamente le forze dell'ordine, in particolar modo i carabinieri della tenenza di Oderzo. Rimaniamo in tema perché non solo nel Trevigiano accadono fatti spiacevoli, ma anche a Concordia Sagittaria, dopo la raffica di denunce presentate ai carabinieri per i furti nei cimiteri. E ora altri episodi sono stati segnalati, questa volta via mail, all'indirizzo del comune di Concordia. I derubati hanno scritto al sindaco e agli assessori raccontando le loro disavventure nel Campo Santo di via San Pietro. L'assessore alla sicurezza Simone Ferron ha sempre replicato, sottolineando di voler allestire un sistema di telecamere trappola in grado di catturare le immagini dei banditi che si impossessano di fiori e presenti collocati sulle lapidi dei defunti. È incredibile che nel 2022 possano accadere ancora fatti simili. I furti, ha sempre ammesso l'assessore, avvengono sempre sulle stesse tombe o lapidi. Iniziamo da qui per scoprire chi sono i responsabili, nella speranza che la giustizia possa fare il suo corso. Ebbene, nel fine settimana sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Porto Gruaro. Un incendio a Gruaro, nella frazione di La Mondina. Per fortuna nessuno si è fatto male, le fiamme si sono sprigionate lungo il camino di un'abitazione, hanno avvolto anche parte del tetto. Per fortuna nel giro di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi. I pompieri hanno circoscritto il rogo e dopo qualche minuto hanno avuto il pieno controllo delle fiamme. Da una prima analisi i vigili del fuoco hanno stabilito che il camino era perfettamente integro e pulito. A generare il rogo è stata la combustione di legno che insomma sarebbe sembrato scadente e probabilmente comprato a buon mercato. Analogo intervento era stato organizzato in emergenza sabato sera appena dopo le 20 in via Bevazzana a San Michele al Tagliamento alle porte di Bibione. Anche qui i vigili del fuoco sono andati a dare manforte ai loro colleghi di La Tisana, divenuti competenti da circa un anno per quella fetta di territorio. Il rogo ha interessato anche qui il comignolo e parte del tetto ed è stato generato per diffuse occlusioni di materiale. L'intervento è durato un'ora al massimo e attorno alle 23 i pompieri erano già rientrati nel loro distaccamento. A proposito di San Michele al Tagliamento, sono numerosi i cantieri aperti a Bibione in questi giorni durante l'inverno, un inverno caratterizzato dalla quasi totale assenza di turisti. Gli interventi sono organizzati dal comune e in altra parte dal consorzio acquedotto Livenza Tagliamento Acque. In virtù di questi lavori l'amministrazione ha emanato un'ordinanza stradale che impone l'abbassamento del limite di velocità di transito, facendolo scendere dai 50 ai 30 km orari nella zona di via dei Pesci e in altre strade limitrofe. Siamo nel cuore della località balneare. Da domani e fino al 14 di febbraio torna in Veneto la giornata di raccolta del farmaco, iniziativa di solidarietà che quest'anno è la sua 22esima edizione. In 512 farmacie di tutta la regione, riconoscibili da un'apposita locandina, sarà possibile acquistare farmaci da banco destinati a 110 enti caritativi attivi sul territorio regionale. Si tratta di enti convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, che assiste 70.000 bisognosi. Agroalimentare Veneto, emergenza Covid, domani un webinar di Coldiretti con la presenza di Giancarlo Caselli, presidente dell'Osservatorio Agromafie. Questo è il tema in un momento in cui si discute molto dell'argomento, appuntamento alle ore 15, presenti i massimi vertici della categoria. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo e poi alla programmazione che come sempre continua H24 su Telepordenone. Arrivederci. Martedì 8 febbraio, cielo sereno o poco nuvoloso per velature, con aria tersa ed ottima visibilità.
Nelle prime ore venti residui dai quadranti settentrionali in successiva attenuazione. Temperature minime in diminuzione con valori inferiori a zero anche in pianura, massime in diminuzione in pianura e nelle valli in aumento in quota.